Attento. Fingesse di un grigino chiaro quella parete. Silenzio! Poi con un faro di luce colorata di terra. Ora ci penso con la Buon pomeriggio amici di Telemondo da Anna Farruchi ed Aldo De Maio e benvenuti in Rosso e Nero, il consueto appuntamento del giovedì pomeriggio. Rosso e Nero, rotocalco televisivo aperto a tutti gli amici che sono in ascolto, non solo al telefono ma anche proprio partecipando qua in trasmissione. Come questo ce lo dirà Aldo? Partecipando, venendo o telefonando, quindi semplicissimo, come sempre. D'altra parte, come sempre, naturalmente, per chi ci segue da sempre, come diciamo ora, per coloro che sono messi in ascolto o che sentono per la prima volta Rosso e Nero. Quindi per partecipare personalmente scrivete o telefonateci, anche ovviamente fuori di trasmissione. Per partecipare telefonicamente telefonate naturalmente nel momento della trasmissione, nella diretta, senz'altro. Per dire che cosa? Quello che volete, le domande che ci rivolgerete saranno accolte, speriamo, nella maniera più esauriente possibile da parte nostra. Certamente, domande a noi ovviamente, ma anche ai nostri ospiti che di settimana in settimana ci vengono a trovare qua in trasmissione. E ricordate che anche voi potete venire qua direttamente, non solo partecipare durante la diretta al telefono, ma proprio anche scrivendoci per chiedere di venire qua in trasmissione. Se siete artisti, cantanti, ballerini, se avete qualcosa da dire oppure qualcosa da fare, non ci sono problemi, Rosso e Nero è aperto a tutti quanti, ovviamente compatibilmente alle esigenze di trasmissione, di spazio e di prenotazioni, perché le lettere stanno arrivando e sono veramente molte, perciò scriveteci per tempo affinché noi possiamo metterci in contatto con voi e organizzare il vostro intervento qua in trasmissione. Che cosa facciamo questo pomeriggio? Come sempre il pomeriggio del Rosso e Nero è molto ricco, ci sarà un ospite, un gradito ritorno, un appuntamento già preannunciato. Poi ci saranno dei giochi, ci sarà tra l'altro uno splendido regalo finale che ha portato questa nostra ospite. Non vi dico di più però per il momento. E ricordate poi anche A Come Amore, circa a metà trasmissione, nello spazio centrale, la rubrica per tutte le persone sole che sono alla ricerca di contatti umani, di amicizia e di compagnia. Stavo pensando a quello che poteva essere il mio compito in questo momento. Via alla sigla, alla sigla di Rosso e Nero, d'accordo? Così entriamo subito nel vivo della trasmissione. Regia, sigla. Tutti seduti. No, tu là, Aldo. Non c'è arrivata io la telecamera, Attenzione. Apro il microfono, scende. Bene, bentornati in diretta dopo la sigla del Rosso e Nero. Beh, adesso non siamo più in due in questo momento. Perché non siamo più in due? Perché c'è anche l'ospite di questo pomeriggio. L'avrete già riconosciuta, eccola qua, Maga Astrea, che è venuta di nuovo a trovarci. Un appuntamento che oramai era stato preannunciato, un appuntamento fisso qua di Maga Astrea, che viene anche a leggerci l'oroscopo del mese, giusto? Sì, l'oroscopo del mese di agosto, l'altra volta quello di luglio, è già passato un mese, quanto velocemente. Abbiamo l'oroscopo del mese di agosto adesso. Perfetto, che fra pochissimo ce lo leggerà. Dunque, che cosa possiamo dire ai nostri amici questa tua assenza? Che cosa hai fatto in questo periodo? Beh, sapere tutto. Sì, sono stata a Cagliari per motivi familiari e di lavoro, perché voi sapete che sono anche una pittrice, ho preso contatto con un'altra emittente televisiva, hanno avuto un provino, è riuscito bene. Sono rientrato, ho avuto moltissimo lavoro, in quanto io ho lasciato un'altra emittente questo inverno, ho fatto tutto l'inverno delle puntate televisive, proprio il giovedì, che è il mio giorno in quanto sono sagittario, quindi gioviana, e ho anche delle grosse manifestazioni a livello artistico di come pittrice
E quindi si inizia con sabato fino a tutto agosto, in una manifestazione con l'altra in Livorno. E quindi ho preparato, ho calcolato su invito di Anna l'oroscopo di, come si chiama, di agosto, ho preparato la sorpresa che la diremo per voi in regalo di un valore non indifferente. E abbiamo preparato anche degli omaggi per voi, che sì, certamente ne parleremo durante il corso della trasmissione. Ci sono veramente delle cose molto, molto importanti, perciò oggi, amici in ascolto, come al solito durante il Rosso e Nero, non abbandonate il televisore, soprattutto attenti anche a pronti alle linee telefoniche, perché ci sarà il vostro intervento durante tutta la durata della trasmissione. Faremo delle cose insieme ad Astrea. E sapete che gli amici che ci seguono da casa e che amano l'occulto, amano la magia, quanto sono importanti queste cose. Però Astrea adesso ci ha accennato un pochino ai suoi impegni come pittrice, però direi adesso forse è il momento di Aldo, per quanto riguarda la pittura, che come critico d'arte è più ferrato di me in questo. Due cose. Il critico d'arte è solo un appellativo che mi calza bene, a patto però, ecco, mi ha preso un pochino alla sprovvista Anna, ecco, questo proprio era fuori, assolutamente fuori copione. Il nostro copione in genere è molto rigido, no? Direi. Sì. Mai avuto copione. È un salotto. Mi scopro naturalmente subito, tutto in genere estemporaneo. Sì, ma questa veramente è proprio una cosa eccezionale. Dunque, sì, sono soprattutto un sensitivo, un appassionato per quanto riguarda l'arte e la pittura. L'arte in genere. Volevo però chiedere, dunque sono due le cose, parlare un pochino di pittura, sì, perché c'è anche un'incombenza, c'è, a Livorno c'è una manifestazione importante che cresce, si dice annualmente, sempre di più, quindi qualche parolina dobbiamo dirla. Però volevo chiedere una cosa alla nostra ospite maga Astrea. Ho sentito dire, dunque, mentre parlavi, a un certo punto hai detto giovedì è il mio giorno, no? In sì, quanto sono? In quanto sono sagittario. Sagittario? Sotto, sotto la protezione di Giove, quindi siamo dei gioviani, e cade di giovedì, il giorno propizio per noi sagittari è il giovedì. Ecco, quindi quanto ha influito la decisione di prendere parte alla nostra trasmissione che è di giovedì questo fatto? Oppure così è venuta? No, è stata una fortuna, perché io penso che se si fa del bene, come dico a tutti di fare, il caso, è stato un caso, io conoscevo Anna, stiamo molto vicine in Livorno, che ci ha fatto incontrare e sono stata invitata a un questione che è proprio di giovedì, quindi io penso che le cose, poi quando si ha una dinamica positiva, si fa del bene, si sopporta, si aiuta, il caso fa scorrere come un traffico sempre veloce nella corsia adatta, e quindi un po' il caso, un po' anche la fortuna mia e vostra di essere di giovedì, che è un giorno molto positivo, cioè, fortunato. La tua partecipazione, diciamo, il nostro incontro, certo, è fortuna, nato sotto buoni auspici, allora. Ottimi, sì. Infatti sento molto bene per voi come sembra di intuire, però, che pensi che questa cosa sia stata casuale, però fino a un certo punto, no? Che forse c'è un disegno, ho capito. Sì, sì. E quindi siamo entrati nel vivo, cioè saremmo entrati nel vivo della discussione con la, è chiaro, abbiamo la maga Astrea qua, quindi entrare in questo genere di discussioni era normale, però tralasciamolo invece un momento. Io qui mi sono preparato, come vedete, qualcosina mi preparo anch'io, non è estemporanea tutta, sì, perlomeno al 100%. Approfittando del fatto che la nostra ospite è anche pittrice, quindi due parole per quanto riguarda la manifestazione di pittura che si aprirà dopo domani, se non erro, cinque, no? Quindi, il 5 di agosto sabato, il 17. Nella cornice verde, non so fino ancora per quanto, vi sta bruciando tutto il verde in Italia, sì, quindi ancora per quanto, della rotonda di Ardenza in Livorno. Perché si parla di questo? Perché è pittura, perché è arte, perché abbiamo promesso, se vi ricordate, qualcuno ha la bontà di ricordarsi quanto abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni, che qua ha diritto di cittadinanza tutto ciò che è informazione anche per quanto riguarda l'arte, oltre per quanto riguarda tutte le altre cose dello scibile umano, non ci sono problemi, non ci sono preclusioni, quindi qualsiasi cosa qui la possiamo dire, basta che naturalmente ce ne informiate a vostra volta, noi daremo lo spazio
che sarà necessario o comunque lo spazio che ci sarà a disposizione. Quindi, sproloquio finito, ritorno su quella che è la rotonda, la mostra rotonda d'Ardenza. Dice, intanto per dire questo, io sono un appassionato invece di estemporanea, mi perdoneranno coloro che nella mostra d'Ardenza vedono molte, moltissime altre cose, giuste, tranquille, deve essere anche questo, ci vogliono anche queste grosse, grosse mostre a carattere nazionale, certamente, almeno da quest'anno, ma io penso anche, l'anno scorso, penso anche, sì, precedentemente. Ma poi non solo, io direi che dal suo nascere, che ho qui una fatica di Luciano Bonetti datata nell'agosto dell'80, a datare dal 53 il premio Rotonda, che allora così si chiamava, è sempre stato abbastanza aperto, ha sempre travalicato una volta tanto i confini cittadini o comunque poco più ampi per quanto riguarda Livorno, quindi è sempre stata una festa toscana, da un po' di tempo lo è nazionale, quindi siamo contenti che questo ovviamente sia successo, seguiamo il più possibile da vicino, ma purtroppo spesso da lontano per impegni di lavoro, per impegni personali, queste cose, quindi ribadiamo che si aprirà questa mostra importante alla Rotonda di Ardenza di Livorno, come abbiamo fatto d'altra parte 2-3 settimane fa, ora non ricordo bene, per quanto riguarda un altro avvenimento importante di pittura che avvenne in Pisa, a Palazzo Lanfranchi, se non vado errato, Itinerari Pisani, fu una cosa veramente lodevole, un invito per venutici, ma purtroppo un invito che non abbiamo potuto soddisfare, almeno per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione, mi sembra, se non sbaglio, che eravamo addirittura in trasmissione, quindi purtroppo a volte certi impegni ci impediscono di assolvere altri nostri desideri oltre che doveri. Quindi prima dicevo, Rotonda di Ardenza era un premio rotonda ed era estemporaneo. Quindi la mia simpatia veramente, una cosa veramente molto personale. È chiaro che va tutto benissimo, vanno benissimo i concorsi, tutte le manifestazioni d'arte, tutto ciò che si fa, d'accordo. L'estemporaneità però nell'arte veramente, probabilmente ecco, fa più parte del mio carattere, sarà anche per quello. Ma poi era tutta un'altra ambientazione, un altro vivere la cosa, mi sembrava molto più viva, molto. Beh, ora, altre caratteristiche, quindi grande mostra d'Ardenza alla Rotonda. Quindi io mi rivolgo ora alla maga Astrea, in questo caso però Matt Sorrentino, pittrice, pittrice, per due parole, ma così brevemente, poi entriamo nel vivo della trasmissione, sotto l'altro c'è l'oroscopo, ci sono tante altre cose da fare. Comunque, mostra della Rotonda, mi sembra che anche quest'anno partecipi. È la prima volta. Ah, è la prima volta che partecipi. Io sono a Livorno da 10 anni, però sono triestina di origine austriaca, quindi facevo il critico d'arte, in quanto non ho cultura livornese, pittoricamente parlando, e non potevo, non volevo né potevo passare come pittrice livornese, in quanto io sono già nell'enciclopedia a Trieste e nel mondo dei pittori triestini, io ho una cultura diversa. Dall'anno scorso che è diventata a livello nazionale, allora ho potuto accettare, sono stata presente, ho aiutato, ci sono fatto discussioni, quando non ho avuto più giornali in cui scrivere, mettevo il mio biglietto da visita, dicono che porti bene perché vendono, quando è sempre un gusto mio come critico, quando mi piace, dico avanti, abbiate coraggio, chi non mette il biglietto da visita l'anno dopo, eccetera. E poi improvvisamente è diventata italiana, quindi allora io andrò alla Rotonda scrivendo Trieste, perché arricchisce, ma voglio sottolineare, proprio come dice Aldo, che non è soltanto cultura livornese che da tanti anni fa la Rotonda, in quanto
ci sono pittori fiorentini, pittori pisani, pittori di Luca, pittori di Napoli, pittori di Lecce, quindi aveva già una cultura a livello italiano, adesso è stata omologata a livello nazionale e quindi sono stata invitata, vado molto volentieri, come Trieste, per arricchire di più, quindi come Trieste, vedere la cultura, perché sono il prodotto di una cultura diversa e mi quadro soprattutto di un'educazione diversa pittorica. Sono sempre stato apprezzato, esposto moltissimo in Livorno. E qui mi permetto una parola: noi all'8 di agosto apriamo al Chiostro La Madonna, un portale invito in via della Galleria 27, con Effetto Venezia, una mostra dentro il chiostro di 9 pittori, 7 uomini livornesi e 2 pittrici. Io e la Luciana Schreier, tutte e due di origine austriaca, e lavoriamo con 7 pittori livornesi più grandi di noi, quindi mi si sono accavallate le due cose. E io sono dell'idea che, ecco, per quanto riguarda l'estempo è una cosa molto bella, però per l'artista, io mi sono cimentata tante volte, è una cosa faticosa il poco tempo che diano. Ad esempio per le mie tecniche non riesco a farlo, perché non mi si asciugano neanche i colori, gli oggetti che applico mi scivolano giù, quindi ci vorrebbe almeno una settimana per partecipare, per avere di tempo per un estempore, perché certe tecniche moderne dove c'è molta massa, molti oggetti che si devono incollare eccetera, vari momenti pittorici per ottenere un certo risultato, non bastano i 2 giorni che danno. Ecco, io non mi cimento più perché le mie tecniche non mi permettono. È molto bella, ma non sempre l'artista in quel momento può dare il meglio di se stesso. Ecco perché è bella l'estempo, ma anche bello presentare dei lavori nel quale l'artista si è sentito se stesso. Il lavoro va fatto, va depositato, riguardato, visto, cioè sì, è il massimo che in questo momento posso dare, lo espongo. Un grande sforzo emotivo, mentale, e l'impatto col pubblico è meraviglioso, perché il pubblico quando dice mi piace, è bello, è la cosa più bella del mondo, non tanto vendere, quando dice mi piace, vorrei bello, questa per me è la più grande gratificazione che abbia mai avuto. È un'altra cosa quando dicono non ha bisogno di firmarli, i suoi quadri li fa solo lei, ecco, questa è la cosa più bella, cioè, che mi abbiano detto, sì. Riconosco immediatamente i miei quadri. E a questo punto la discussione potrebbe iniziare, ma purtroppo deve siamo finire, perché venite, perché evidentemente dal 5 di agosto al 15 o 20 di agosto, quindi aperto dalla sera mattina fino a notte, fino a mezzanotte è aperto la mostra, gli stand, quindi potete venire tranquillamente la domenica, continuativamente aperta la mostra, la rotonda, quindi potete venire benissimo. Quindi la Magastrea si è anche dimostrata ottima pubblicitaria di se stessa e dei colleghi pittori. No, è chiaro. Io stimo moltissimo, io guardate, sono innamorata degli artisti, vivo benissimo per gli artisti, con gli artisti a Livorno. Certo. E pian pianino facciamo conoscenza proprio nell'ambito di queste, ad esempio con Anna perché anche è una sensitiva, con altri veggenti, con altri maghi, con scrittori, musicisti, pittori e cantanti. Quindi stiamo facendo queste conoscenze che diventano poi una famiglia meravigliosa nel quale si sta benissimo, come dentro una pelliccia di volpe bianca d'inverno. Bello questo. Bene, penso che su questo argomento ultimo, come su quello della pittura, come su altri, c'è solo da augurarsi di fare qualche piccola tavola rotonda, quindi cercheremo un pochino di organizzarla. Intanto, ad esempio, vedete, siamo due che abbiamo parlato di pittura, già ci sarebbe un pochino da discuterci sopra, no? L'estempore, il non estempore, il premio, la mostra, per quanto riguarda, vero, certe manifestazioni anche di carattere così esteso come quella di cui si sta parlando. Quindi l'estempore poi in che senso, intesa, piace, perché con i suoi limiti di tempo, eccetera, perché l'artista non può esprimere, dice ad esempio, in questo caso la Mara Mezzosorrentino, lasciamo da parte quindi la Magastrea, dice non può estrinsecare tutto ciò che vuole perché c'è una mancanza di tempo, eccetera. D'altra parte però si potrebbe anche dire che sono tutti alla pari, perché se ci sono ad esempio, come mi sembra c'era un tempo, 2 giorni di tempo, erano timbrati il giorno, dovevano essere consegnati il giorno dopo, per tutti erano 2 giorni di tempo, ma chissà, forse questo era anche determinato dal fatto che c'è in Livorno e dintorni ancora una tradizione macchiaiola che influisce spesso un pochino sulle decisioni, sul modo di pensare. Quindi che cosa vuol dire?
estempore, bozzetto, quindi una cosa che si deve poter fare in 2 giorni. Chissà, forse questo è stato un po' determinante per la scelta dei primi premi Rotonda. Comunque, chiuso per ora l'argomento, quindi in attesa di passare all'oroscopo, che tutti sono in attesa dell'oroscopo, ma io voglio che attendano ancora un po', proprio, deve essere una cosa sofferta, un'attesa lì, devono essere tutti allo spasimo, al massimo, no? Quindi ancora 3 parole per quanto riguarda un altro concorso al quale noi teniamo veramente tanto, concorso lui e lei. Anna, finora stai zitta, di qualcosa tu che poi dico qualcosa io per quanto riguarda il concorso lui e lei, che cosa si farà con questo concorso lui e lei? Dunque, il concorso per colore che sentono la prima volta queste cose. Lui e lei è per un lavoro da portare, da rappresentare in televisione. Un lavoro di 15 minuti, vero Aldo, non di più, 15, quindi, 16 ovviamente circa, dipende circa. Un pochino. Certo, e i vostri lavori dovranno essere spediti presso la nostra casella postale, lo state vedendo, c'è sempre, eccolo qua, l'indirizzo casella postale 306 Livorno, rosso e nero ovviamente che è il nome della trasmissione, oppure anche concorso lui e lei. Lui e lei è il tema e il concorso ovviamente è libero, cioè potete svolgere questo tema, aprire questo tema come meglio vorrete. I lavori poi ovviamente verranno esaminati, ci sarà una giuria, una commissione, tutto quanto, e il concorso, cioè il lavoro vincitore sarà poi rappresentato qua a Telemondo. Però il regolamento del concorso, e questo è il compito di Aldo, leggere il regolamento del concorso, anche perché ce l'hai tu davanti. Va bene, qui no, continua il ping pong. Ecco, io ce l'ho davanti, ora io vorrei, non possiamo, questo sarebbe il regolamento, è un appunto che mi sono fatto, ora magari se io poi mi cimbrano un pochino sopra, mi ci annodo, dice ma come, quello fra l'altro là davanti, cioè, non è proprio un regolamento, sono appunti sparsi che mi sono preso. Dunque, intanto volevo dire questo, ecco, onore al merito di Anna, perché ho interessato Anna, perché aprisse il discorso sul concorso per questo lavoro teatrale, televisivo. Perché una volta tanto lo dico veramente per darmi importanza, ecco, Anna è stata alcuni anni fa la mia aiuto regista in un lavoro teatrale, è così che abbiamo cominciato il connubio dal punto di vista artistico, quindi ecco perché, quindi la mia aiuto regista doveva pure aiutarmi a aprire un po' il discorso per quanto riguarda il concorso, quindi il concorso teatrale, come dicevo, nostra primo amore artistico, quindi il teatro portato in TV, è questo che veramente vogliamo, perché siamo fermamente convinti che la TV deve essere arte e giornalismo, deve essere spettacolo e giornalismo, deve essere teatro, deve essere recitazione, deve essere correttezza di impostazione delle cose, ovviamente nei limiti del possibile, nei limiti delle questioni ambientali che ce ne sono e ce ne sono a Iosa, specialmente per quando si va in diretta come stiamo andando noi. Quindi il concorso lui e lei, il regolamento è presto detto, non ve lo leggo, ve lo spediremo su vostra richiesta, ecco un'altra cosa da dire, la casella 306, numero magico per tante ragioni, che è per la partecipazione alla trasmissione, ma in questo caso è anche per la partecipazione al concorso di questo atto unico, di questo lavoro di 15 minuti circa, dipende ovviamente dall'allestimento, se poi fosse molto di più, con l'autore vedremo di insieme di renderlo entro i limiti del concorso, entro i limiti di tempo e di spazio del concorso. Quindi lavoro da mandare alla casella postale 306 in un unico esemplare, basta, lo facciamo anche per farvi risparmiare, non occorrono le fotocopie, eventualmente le facciamo noi, quindi basta il manoscritto unico, in un unico esemplare, firmato ovviamente, ci sarà poi il vostro indirizzo eccetera e tutto, quindi manoscritto firmato, la giuria ne prenderà visione, verranno un pochino esaminati, noi compresi, per vedere quello che riuscirà a entrare in televisione veramente, nell'allestimento che sarà dell'autore o degli autori,
Ma eventualmente, anche lì è chiaro, ne parleremo insieme, se no, ciò non fosse possibile vedremo di farlo direttamente qui in emittente, anche l'allestimento ultimo, intendo, le prove magari saranno fatte all'esterno. Quindi questo lavoro che daremo nella nostra trasmissione, ma non è detto anche che il lavoro vincente debba entrare anche in altre fasce orarie, in altri spazi, in altre trasmissioni. Quindi è questo, mi sembra, un premio finale abbastanza importante per coloro che avessero la ventura di vincere il nostro concorso. Io parlo sempre di un minimo, in quanto parlo del primo arrivato, si spera però veramente di poter far passare in TV anche più di uno, più del primo arrivato. Quindi d'accordo, l'importante è questo, che il tema, e questa è una cosa fissa, sia lui e lei, e per lui e lei, carità, non voglio intendere la brocca e il candeliere, ma comunque lui e lei che sia una coppia anche non tradizionale nel vero senso della parola. Perché? Perché per lui e lei è chiaro che sappiamo così in prima battuta cosa si intende, ma considerato, ecco, questo, l'altra parte, l'altro lato del concorso, considerato che è libero lo stile, è libero il genere, quindi ne può succedere di tutte in questo lui e lei. Perché, cosa vuol dire libero il genere? Vuol dire ovviamente si parte dalla farsa, si arriva al dramma, con tutte le gradazioni del caso, quindi il lavoro brillante, il lavoro comico, il lavoro drammatico, quindi ripeto, un lavoro anche puramente teatrale, vedremo di ridurlo opportunamente lavoro televisivo. Quindi in sostanza fatevi sotto il termine provvisorio, non abbiamo avuto tempo di parlarne un pochino, è il 15 settembre, che ripeto non vi sembri troppo lontano, si arriva piuttosto vicini al 15 settembre, dovete preparare, dovete limare un po' i vostri lavori se li avete già pronti, dovete scrivere se ve la sentite di fare questo nuovo lavoro per mandarlo in TV. Quindi forza sotto, autori, autrici, coautori, forza con questi lavori, spediteli, avrete certamente la soddisfazione che vi aspettate. Io ho molta fiducia che questo riesca, questa nostra fatica, se così si vuol chiamare, assieme alla vostra fatica, che è quella di scriverlo. Ci tengo molto, perché terrei veramente molto a portare in TV questo tipo di spettacolo. Per quanto riguarda l'allestimento in particolare, poi ho finito. Quindi l'allestimento anche riguardo agli attori, quindi gli attori eventuali dei lavori premiati, dei lavori che compariranno in televisione, potrete essere voi autori anche, potrete scegliervi l'attore, potremmo scegliere eventualmente noi nel caso in cui non avreste questa possibilità. Quindi questo che cosa vuol dire? O portate il lavoro pronto, impacchettato, finito, va bene, ovviamente poi lo guarderemo, anche fosse arrivato primo, secondo, terzo, come speriamo, di portarcene almeno i primi tre, ecco, ora mi sono scoperto. E chiaramente poi dovremo anche un pochino vedere se il lavoro è portato a pacchetto, se a cassetta, come si dice, dovremo ovviamente prima un pochino visionarlo e controllarlo. In altri casi cercheremo insieme di trovare l'allestimento giusto per poterlo portare in televisione. Quindi forza per quanto riguarda questo, scrivete alla casella postale 306 o mandate il manoscritto. Che cosa vuol dire questo o l'altro? Vuol dire, se è pronto mandate il manoscritto, è tutto fatto. Se avete dei dubbi, se avete cose da chiedere, se avete appuntamento da chiedere anche, scrivete pure casella postale 306 Livorno, casella postale 306 Livorno. Quindi io, mi sembra, con questo concorso, almeno per ora, ci ritorneremo magari, penso, un pochino in chiusura di trasmissione, anche per prendere
il più possibile fascia oraria, come suol dirsi. Certo. Non è detto che chi c'è all'ascolto ora ci sia dopo o viceversa. Quindi passerei la linea. Benissimo, allora chiudiamo la parentesi molto interessante, fra l'altro, del teatro, e torniamo alla nostra magastrea con l'oroscopo, finalmente. Vediamo un pochino che cosa ci riserverà il mese di agosto per tutti i segni. Perciò attenzione, amici a casa, ascoltate l'oroscopo della nostra astrea. Posso dire che per il cielo di agosto astrologico è piuttosto favorevole per tutti. Voglio iniziare facendo gli auguri a tutti coloro che sono nati oggi, che è il 3 agosto. Tanti auguri, giornata favorevole, attenti a qualche piccolo imprevisto che potrebbe farvi cambiare d'umore, ma per il resto tutto bene. Allora, è un cielo positivo sia nel campo del lavoro, della famiglia e nel campo dell'amore. L'amore è leggermente sensibilizzato in questo periodo per tutti i segni. E adesso andiamo a vedere segno per segno. Ariete. Per quanto riguarda l'Ariete, in casa molto bene, cose positive in casa e amici, cose positivissime. Un periodo favorevole, naturalmente, per le persone che, per esempio, per le mamme, per le madri di famiglia. Non meravigliatevi se non viene Babbo Natale in questo periodo, non avete cose eclatanti. Va molto bene, nel senso che non ci sono cose negative, cioè se voi avete uno standard di vita positivo, non significa a un certo punto che non vada bene, d'accordo? Non significa che non vada bene il vostro periodo, comunque bene. Per quanto riguarda il lavoro, abbastanza bene, avete degli astri favorevoli o meno, chi è in ascesa continua in ascesa, se qualcuno ha qualche piccola deflessione non si spaventi, perché verso la fine di agosto andrà bene. Per quanto riguarda l'amore, Arieti miei, ne avrete in quantità eccezionale, anche per le persone che hanno già marito, che hanno già compagno, perché nell'astrologia non esiste il marito o la moglie, esiste l'amore, bene, il pianeta dell'amore. Quindi se dovete fare delle scelte, fatele se sono concrete, altrimenti tenetevi gli amori o i partner che già avete, quindi amore per tutti, a tutte le età. Passiamo al Toro. Il Toro, per quanto riguarda la casa, avrà un periodo abbastanza favorevole, soprattutto nella seconda parte del mese, dopo il 10 del mese di agosto. Per quanto riguarda il lavoro, positivo, anche per coloro che hanno trasferimenti e vogliono cambiare lavoro, o allargare, o hanno in mente di iniziare delle nuove traiettorie nel campo del commercio. Per quanto riguarda l'amore, abbastanza bene, soprattutto dal 10 di agosto in poi, incontri, amori e anche tante avventure. Per quanto riguarda i Gemelli, in casa non c'è un'atmosfera particolarmente felice fino al 20 di agosto, insoddisfazioni, però poi dopo il 20 di agosto c'è una ripresa, questo in casa. Per quanto riguarda il lavoro, bene per i Gemelli, ottimo, sia il lavoro indipendente che il lavoro dipendente. Per quanto riguarda l'amore, purtroppo i Gemelli, un segno che quest'anno avrà una grossa exploit nei primi giorni di agosto, e poi anche qualche disillusione, ci saranno anche delle rotture di fidanzamento e anche delle liti in famiglia fra coniugi. Cancro benissimo in casa, tutto positivo, quindi state rilassate, state tranquille, non agitate, il che in casa andrà benissimo, non siate apprensive, anche nei rapporti con i figli, con i familiari e con gli altri. Il lavoro abbastanza bene, una buona ripresa verso il 15 di agosto per chi avesse una situazione in difficoltà. Per quanto riguarda l'amore, il Cancro sta buono il 10 del mese di agosto. Ma parte di Cancerini cercano un nuovo amore, sono insoddisfatti del rapporto che hanno, quindi dopo il 10 d'agosto troveranno probabilmente il nuovo partner, oppure saranno stanchi e cercheranno di trovare un nuovo partner, quindi il Cancerino sta cambiando partner qualora la situazione fosse negativa. Leone al massimo, è un mese eccezionale, siamo sotto la stella del Sole, il Sole è il pianeta del Leone, diciamo pianeta in astrologia, ma una stella, quindi avrà tutto favorevolissimo il Leone, sia in casa che nel lavoro, e naturalmente avventure, incontri d'amore a perdi fiato, quindi il segno al massimo, a dire 4 stelle per me, che ho fatto naturalmente un sunto delle tavole astrologiche dove faccio l'oroscopo, amore a pazzamente innamorati saranno tutti del Leone, quindi state tranquilli e datevi la pazza gioia se così vi sentite. Vergine,
in famiglia molti alti e bassi, bene dopo il 15 o il 20 del mese si stabilirà l'armonia per la Vergine. Lavoro bene in tutti i settori per la Vergine. Amore alti e bassi, ci sarà qualche incontro esplosivo, ma di base non grandi cambiamenti in amore per le Vergini. Astrea, scusa un attimo, visto che siamo a metà del cammino del nostro oroscopo del mese di agosto, ti interrompo per avvertire i nostri amici che sono a casa che tra poco con Astrea faremo qua un esperimento in diretta, cioè che cosa? Dovranno telefonare tre persone e a queste tre persone Astrea, attraverso il nome, cognome e la data di nascita, farà la numerologia, sì. Vero Astrea? Perciò, con attenzione. La numerologia si calcolerò in sintesi, sì. Si può, per dimostrare il carattere a linee generali di queste tre persone. Benissimo, allora perciò attenzione, anzi se volete già mettervi in attesa presso il nostro centralino, il numero lo state vedendo della diretta, e molto semplicemente lascerete il vostro nome, la vostra data di nascita qua a me in diretta. Poi durante la lettura degli annunci di Acco Mio Amore Astrea analizzerà questi vostri dati che voi avrete dato e dopo, subito dopo, ci sarà il risultato. D'accordo Astrea? Sì, benissimo, bene. Allora puoi andare pure avanti. Allora siamo arrivati alla bilancia, segno di aria, voi sapete con il pianeta Venere, quindi sono molto affascinanti, avranno in famiglia e hanno attualmente un pochettino di problemi. Scusa, hai detto molto affascinante. Sì, naturale, sei segno della bilancia. Nessuno ha capito che Aldo è una bilancia. No, insomma, no, si vede, sei qui fra due donne non indifferenti. Allora, scusa, non ti buttiamo fuori. Allora, Vergine, problemi in bilancia, problemi in casa che si risolvono verso la fine del mese, lavoro ottimo, e per quanto l'amore avrà una deflessione verso la fine del mese, bene fino a circa il 20 di agosto. Scorpione in casa benissimo, si riprenderanno gli affetti con i familiari, con gli amici, cose buonissime dello Scorpione. Nel lavoro avrà un momento di deflessione all'inizio del mese di agosto e poi riprenderà benissimo verso la fine del mese. Per quanto riguarda l'amore invece avrà dei contrasti non indifferenti il segno dello Scorpione, ma alla fine del mese tutto riprenderà bene. Sagittario in casa benissimo, con gli amici e con i familiari. Per quanto lavoro anche molto bene, naturalmente in base a quanto Sagittario non sia in ferie e abbia voglia di lavorare. Per quanto riguarda l'amore non ci sono, per chi cerca l'amore, il partner, non ci sono grandi incontri. Qualche cosina verso la fine del mese di agosto. Capricorno, qualche piccolo dispiacere o qualche perturbazione in famiglia fino al 10 di agosto, dal 10 agosto bene fino alla fine del mese. Lavoro, abbiamo qualche problema fino al 10 circa del mese. Poi una veloce ripresa nel campo del lavoro, amore benissimo fino al momento del mese, poi ci saranno delle perturbazioni nel campo dell'amore ma non gravi. Siamo all'acquario, acquario bene in casa, verso la fine del mese ci saranno dei problemi superabilissimi fra l'altro. Lavoro benissimo per l'acquario in tutti i campi, anche in campo artistico. Amore benissimo, soltanto ci sarà l'acquario dovrà prendere decisioni in campo affettivo che gli daranno qualche problema verso la fine del mese, anche per incontri e relazioni inaspettate, dovute appunto all'estate. Pesci, per i pesci in casa benissimo, con tutti, con familiari, con amici. Lavoro, non eccessivamente bene, avrà una lenta ripresa, una discesa, una ascesa, saranno alti e bassi nel campo del lavoro. Per quanto riguarda l'amore, inizialmente questo mese non è eccessivamente propizio ai pesci, ma avrà una forte ascesa verso la fine del mese con incontri, fidanzamenti e matrimoni a sorpresa. Questo è l'oroscopo per il mese di agosto per tutti i segni. Comunque è un mese positivo, datevi da fare, anche vacanza, e accettate questo amore che vi sta piovendo addosso con naturalezza e siate rilassati, che a volte l'amore significa anche una grossa simpatia, non necessariamente, perché non può, deve avere anche dei rapporti sessuali. L'amore è una questione emotiva, per me amore è affetto e sentimento, e se non c'è anche rapporto sessuale va bene lo stesso. Benissimo, grazie Astrea. Allora vedo che ci sono già le linee naturalmente occupate, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Ciao, sono Catiuscia da Pisa. Benissimo, allora Catiuscia, sei pronta per l'esperimento di numerologia? Sì. Allora, Catiuscia, mi occorre il tuo nome, cognome e la data di nascita. Allora, Catiuscia Aprea. Catiuscia Aprea. Non ho capito. A-P-R-E-A. Aprea, benissimo. La data di nascita? Sono nata il 5 sì. del
del 12 sì. dicembre, quindi del 73. Del 73. Sai anche l'ora di nascita? Di mattina, ma non mi ricordo. Fascia del mattino, sì, comunque. Fascia del mattino, sì. Perfetto. D'accordo, Katiuscia. Allora rimani. Scusa, Katiuscia col K? Sì, e sì. con la Y, con la I lunga. Ah, con la I lunga. Ecco sì. perché è importante che sia scritto esatto. Perfetto, d'accordo. Grazie. Senti, rimani in ascolto, sì. poi dopo a Come Amore Astrea dirà il responso. Però tu rimani in linea, eventualmente poi ci chiami se hai qualche domanda da fare. Grazie, va bene? Tanti complimenti, eh. Ciao, grazie, arrivederci. Ci risentiamo, ciao. Allora prendiamo la seconda linea occupata, pronto? Ciao Anna. Sì, ciao, chi sei? Ci conosciamo già, sono Maria Teresa. Maria Teresa, allora. Non so se hai capito. Maria Teresa Fagni. Maria Teresa? Fagni. Fagni? Fagni con la G. Sì, sì. Allora, data di nascita? 4-6-43. 4-6-43. È alle 13 del venerdì. 13, perfetto, tu sei... Ti ricordi chi sono, no? Sì, sì, certo. Tu sei molto, molto precisa. Benissimo, sì, Maria Teresa. Benissimo. Anche tu volevo rimani in ascolto. Cosa, Aldo, posso? Come? Volevo dire una cosa, Aldo. Sì, certamente, qua. Riguardo alla pittura estemporanea. Sì. Vi volevo dire che lui gli piace l'estemporanea, no? Come a me piace l'estemporanea. Però oggigiorno non fanno più concorsi, perché disegnare non sa quasi più nessuno. Un attimo, è che cerco di alzare un pochino il volume. Non hai capito? Perché non si capisce molto bene. Parla? Ti ripeto? Perfetto, sì, sì. Sì. Allora, dicevi ad Aldo? Dicevo che lui piace la pittura estemporanea, no? Sì. Pure a me piace quella, non fate tanti, se mi stai dipingo, no? Sì, certo. Insegno. Oggigiorno è più facile fare tecniche miste, perché disegnare, prospettiva, scorcio, nessuno lo sa più fare. Uh-huh. E allora questi concorsi ce n'è pochissimo, nessuno. Non è d'accordo? Sì, in parte sì, però vedi, soprattutto io dicevo una cosa, volevo dire, non l'ho detta, sì. Volevo dire una cosa, la pittura estemporanea piace e mi piaceva, soprattutto perché mi riferivo al premio Rotonda, come a tanti altri che fioriscono a Livorno, in Toscana in particolare. Proprio per l'atmosfera sì, che c'è, no? Sì, perché il pittore la vive, ma la vive anche il passante, la vive, è un po' un coinvolgimento d'arte, no? Io l'ho già fatto questo. Ecco, quindi soprattutto è bella per quello, ecco, in sostanza risultava una festa dell'arte, una festa della pittura. Però scusami, se quello non sa fare a disegnare e non sa adoperare bene i colori, come fa, se fa a fare qualcosa di bello? Ma se quello non fa, non sa ben disegnare e se non sa usare bene i colori, sarebbe bene che andasse un pochino a scuola. Perdonami, vero? Per diventare pittore. E poi oggi signor, vabbè, questa è una cosa lunga da parlare. E beh, certo. Va bene, ciao a tutti. Ciao Maria Teresa, ciao. Rimani in ascolto e poi ci richiami dopo eventualmente. Va bene? Ciao Maria Teresa. Pronto? Sì? Sì, ciao, il tuo nome? Senti, Telemondo, sono in linea. Sì, sei in diretta, sì. Senti, sono Maria, mi chiamo Maria, il nome? Maria di nome, cognome? Esposito. Esposito. Data di nascita? 1, sì. 7, sì. 47. 47. Sai anche l'ora e il giorno per caso? Il giorno non lo so, sì. L'ora dovrebbe essere 10:30 del mattino. Alle 10:30 più o meno, mettiamo circa. Però il giorno non lo so. Non lo sai, vabbè, non importa, Magastrea senz'altro sarà bravissima a trarre conclusioni anche solo con questo. Senti Maria, rimani in ascolto, poi eventualmente ci richiami dopo il responso, va bene? Va bene, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Abbiamo detto 3, ce n'è un'altra, la prendiamo? Andiamo. Vabbè, via. L'ultima, attenzione al centralino. Pronto? Pronto? Sì, ciao, il tuo nome? Ave Angela. Ave? Sì, Angela. Allora, Angela Ave con la B, vero? Ave, no, con la B. Ave come Ave. Ave, perfetto. Ave come Ave. Ave come Ave, sai. Ave Angela. Sì. La tua data di nascita? 29:05:37. Sai altri dati? La mattina, ma non so, 8:30, 9. Mattino 8:39 circa. Perfetto Angela, anche a te dico di rimanere in ascolto ovviamente alla nostra trasmissione e di richiamare eventualmente dopo il responso di Astrea, così magari se hai qualcosa da aggiungere o da dire alla nostra Astrea va benissimo, va bene? Perfetto. Ciao, fra poco.
Allora, io passo questo fogliettino che è diventato magico, con tutti questi dati, alla nostra Astrea, che lavorerà ovviamente per voi. E attraverso la numerologia, che cosa è che trarrai da queste, da questi dati che abbiamo preso? Ma la numerologia è una scienza molto precisa per quanto riguarda la definizione, a grandi linee, anche in maniera peculiare, del carattere, perché il nome, il cognome, questi dati invece del carattere personale. Mentre con l'astrologia abbiamo anche puntualizzato in una parte il carattere in base ai pianeti, alle stelle, e diciamo al segno, all'ascendente, alle cuspidi, in base al nome e cognome che sono essenziali nella vita dell'uomo, si individua a grandi linee il carattere dovuto proprio al cognome e al nome che portiamo, che influisce nella dinamica della vita e anche nella fortuna dell'individuo. E questo è importante perché la sia persona, nei difetti che nei pregi, conoscendosi meglio, può affrontare meglio, può eliminare i difetti, anche la mamma, e dare maggiore forza ai pregi, e conoscere anche le forze latenti che ha una persona in se stessa. Beh, molte volte dice: non sapevo di saper fare così bene questa cosa. Importante conoscersi meglio, vivere meglio con se stessi. Con stessi. Poi naturalmente nel libro arbitro, nella dinamica della vita, si arricchisce. Questo è come un albero, poi si mettono tante palline di Natale, che si arricchisce la propria vita in base a un bel albero che abbiamo già. Benissimo. D'accordo. Dunque vorrei farvi anche un'anticipazione prima di passare poi alla rubrica Come Amore, anche se Aldo ha da dirci qualcos'altro prima ancora sempre di passare alla rubrica Come Amore. Vorrei anche, Astrea mi ha dato il permesso di dirvi una cosa, abbiamo parlato prima. E grazie alla sua partecipazione qua in Rosso e Nero ha creato, diciamo, delle grosse facilitazioni per tutti gli amici che sono in ascolto. Questo come? Sapete che Astrea è maga, è astrologa, e ovviamente lei opera a Livorno presso il suo studio. Però tutti gli amici che sono adesso in ascolto e che gradiscono avere una consultazione di maga Astrea possono scriverci alla casella postale 306 Livorno, sempre la fatidica casella postale 306 Livorno, inserendo i dati e la richiesta. E c'è un parziale contributo spese, perché ovviamente è veramente parziale, di 60.000 lire, che può essere inserito nella busta ovviamente per assicurata, mi raccomando. E poi Maga Astrea risponderà o in televisione oppure anche personalmente, ovviamente, perché ci saranno molte adesioni e non sarà possibile rispondere a tutti attraverso il mezzo televisivo, attraverso qua la diretta di Telemondo. Questo per quanto riguarda che cosa? Una consultazione per quanto riguarda le carte, vero Astrea? Per quanto riguarda l'oroscopo, oppure per quanto riguarda anche la lettura della mano. Delle mani, tutte e due. Pensate quanto è bello e quanto è importante questo, cioè inviando la fotocopia delle vostre palmi, delle mani ovviamente, di tutte e due, Astrea potrà dire a voi il futuro, dire a voi il destino, tutte queste cose. Perciò inviatele direttamente alla nostra casella postale 306 Livorno. Volevo fare una precisazione. Se delle persone hanno dei problemi, per esempio io ho bisogno anche della foto, del nome e cognome, per esempio che io dice io ho problemi di lavoro, di amore, di successo, problemi con un'altra persona o problemi della salute, allora mettete nella busta una foto di vostra che scrivete e della persona che vi interessa, nome, cognome e dati. E a un certo punto è questo rimborso spese, perché soltanto i nomi è meno preciso, mentre con la foto si vede molto meglio. Certamente. Voi potete scrivere consultazione completa, oppure quindi avete una consultazione anche per le ragazzine per tutta la vita, come mi andrà la vita, eccetera, oppure i vostri problemi più urgenti, e quindi conseguenza con la fotografia nome, cognome e dati, ho urgenza di questo per la salute, saper il lavoro di mio marito, eccetera eccetera, e quindi mandate la casella, però precisando, io preciso che la foto, siccome naturalmente la consultazione viene indirettamente, non ho il vostro fluido, io riesco a inquadrare il vostro futuro molto meglio. E di conseguenza mettete nella busta, a parte il rimborso spese di 60.000 lire, nome e cognome, e fate per assicurata dati e i vostri problemi. Oppure scrivete consultazione completa. Per quanto riguarda le mani, fate delle fotocopie delle vostre mani e vi darò risposta. Poi scrivete per iscritto oppure in televisione di ciò che dicono le vostre mani per quanto riguarda il vostro futuro e per ciò che avete già passato e ciò che passerete. Questo è in linea generale. Se invece volete l'oroscopo, dice oroscopo, dati, nome, cognome, anno, mese, giorno e ora della nascita,
che l'oroscopo diventa molto più personale, altrimenti certo. Senza l'ora della nascita lo posso fare, ma non è, anche l'ascendente, cioè, l'ascendente, la cuspide non, non è così preciso. Questo è più dati possibili, perché se siete davanti a me è un discorso, se bisogna fare percorso pensi è da molto più faticoso, ma siccome io sono bravissima, riesco a divinare perfettamente le cose anche in maniera più peculiare, voglio aiutarvi al massimo nei vostri problemi, in modo da renderli forti e distesi. Certo, allora riepilogando per i nostri amici in ascolto, che cosa devono fare? Scrivere, prendete nota, casella postale 306 Livorno, rosso e nero sempre la nostra trasmissione, per la nostra maga Astrea, per richiedere o la consultazione attraverso le carte, oppure l'oroscopo, oppure la lettura delle mani, dei palmi delle mani, attraverso la fotocopia e le fotocopie delle vostre mani, inserendo un parziale contributo spese di 60.000 lire e spedendo per assicurata. Maga Astrea vi risponderà o attraverso il teleschermo, attraverso il suo intervento nel rosso e nero, oppure personalmente, ovviamente mettendo il vostro indirizzo, tutto quanto. Da quanto ci ha detto Maga Astrea, più che parlate di voi, più che precisate di voi e di quello che volete chiedere, più ovviamente ci saranno risposte mirate e precise. Però penso che siamo già arrivati al momento di Accomi Amore, però vorrei di nuovo passare la linea ad Aldo e velocemente anche far vedere i quadri che ci ha portato Maga Astrea, però veramente molto molto veloci, e poi magari ritorneremo su dopo la lettura degli annunci e delle lettere di Accomi Amore. Sì, dunque, una particolarità di Anna è di chiedere interventi così. Dice, ora arriva Aldo e mi fa vedere, sì, va bene, meno male, ecco, che puntualmente e velocemente i nostri cameraman sono arrivati al punto giusto, al momento giusto. Dunque, questo è un lavoro della, quindi niente Maga Astrea, della pittrice Marat Mess Sorrentino. È un lavoro del quale vorrei che proprio l'autrice ne parlasse un pochino, dicesse un pochino tre parole da un punto di vista solitamente sì, si chiede, allora, della ecco, spinta e della materia. Sì, dunque, dopo aver saturato il figurativo, cioè il disegno figurativo per rispondere anche alla signora che segue la trasmissione, si passa all'informale. E questo spazialismo polimaterico, seguendo, avendo recepito il messaggio di Fontana, non parlo più delle cose della terra ma delle cose del cielo. Voi sapete la corsa nello spazio, ne parlano nuovamente i giornali, e io sento questo grande messaggio. Vedete, questa è una via lattea, vedete il bianco, e con gli oggetti, non so se vedono gli oggetti, sono ecco perché diventa faticoso, perché io devo vedere lo spazio. Il nero è naturalmente è la dimensione dell'infinito, perché non è colorato, nello spazio non c'è l'azzurro, c'è il nero. Il bianco è la via lattea, le stelle eccetera, e questa base qui sotto scura, vedete che c'è del verde lì, è una casa nello spazio, un'astronave con una casa, con delle piante portate dall'uomo, quindi siamo nello spazio, e questi sono giardini spaziali con la via lattea, quindi è spazialismo che ha già iniziato come messaggio. Chiaramente siamo nell'epoca dei grandi voli, delle grandi conquiste spaziali, e anche io ho recepito questo messaggio, quindi non imitando ma recependo il messaggio del grande Lucio Fontana, e con lo spazialismo. E questi sono messaggi spaziali, cioè come si chiama? Una casa dell'uomo nel cosmo vicino alla Via Lattea, questo è uno. Quindi davanti a questi quadri vi dovete mettere senza preconcetti assolutamente, ecco, bene, accettare vedere il messaggio anche a livello estetico semplicemente, e far volare la fantasia, naturalmente pensando di non essere davanti a un vaso di fiori o un paesaggio o un tramonto sulla terra, ma qualcosa di astrale, non di astrale, di astronomico, nel senso non di cifre astronomiche, ma di cosmico, nel quale siamo nello spazio. E nello spazio si agisce in questa maniera, in base a scoperte lunari, a Venere, a Giove, eccetera. Qui abbiamo un'isola, guardate, c'è l'argento, che è il colore freddo, io ho portato nella pittura moderna l'argento e l'oro. Cioè abbiamo un'isola di verde creata dall'uomo nello spazio, nel cosmo, l'argento del colore freddo che arricchisce l'opera dell'uomo nello spazio, e naturalmente macchie gialle che sono la forza, sono simboli, colori, la forza dell'uomo nel cosmo e l'opera futura e presente dell'uomo nel cosmo, dove io spero sia soltanto positiva,
e non si deve pensare a guerre stellari, ma a coltivare per la nostra dimensione un cosmo e darci un maggiore spazio di fantasia, di forza e di benessere. Questo è il secondo filone, lo spazialismo, che presenterò anche alla rotonda, e viene da una grande scuola di disegno e naturalmente una grande scuola anche di figurativo, ma sono dall'età di 3 anni che dipingo e si arriva allo spazialismo. Non si può naturalmente fare lo spazio, si può fare in maniera figurativa, ma onestamente molto meno figurativo il messaggio spazialistico. Ecco perché è difficile. Sì, dicevi secondo filone, proprio secondo perché filone, perché il primo l'altra segue, volta, ecco, chi ci segue da tempo a luglio, la china macchia, dove era molto più figurativa, dove c'è molto, molto colore, che sono molto più figurative su Bristol, china e tempere e tecniche miste, naturalmente su Bristol, come gli acquarelli, perché se ne intende meno, e quindi invece questo è su tela e sono arrivata al, in questo momento presentiamo dello spazialismo, mentre sono arrivata poi al figurativismo, cioè la figura a livello materico, come devo dire che sono molta materia sulle tele, ecco perché è difficile fare un estempo in quanto non si asciugano. Questi oggetti si asciuga la materia, prima, che dicevo io, non si asciuga assolutamente. Allora, una cosa è fare un disegno, a me non interessa più come pittrice al mio livello, perché se fossi rimasta a Trieste sarei già alla Biennale di Venezia. Se andate alla Biennale non c'è figurativo, perché è un messaggio estetico emotivo, e quindi mi piace, come una musica, ecco, la pittura diventa come la musica, si legge la bellezza, si legge un messaggio, una cosa, un godimento, non il solito vaso di fiori che poi giustamente, come diceva Livorno, non facciamo solo brichettini, già le fotografie l'hanno superato, tutto è grande, tutto bellissimo, ma siamo nel 2000. Beh, ognuno interpreta naturalmente, certamente, personalmente, sto spiegando la parte, perché la pittura, si arriva a questa eccetera. Dimensione. In particolare questo tipo, questo secondo filone del Sorrentino, aveva bisogno, francamente, di una visione più tridimensionale. Quindi, che devo dire, vi invito ad andarli a vedere proprio di persona, dal vivo, perché in effetti è un discorso un po', a volte anche addirittura abusato, quello di dire in televisione riesce meno, riesce peggio la visione, eccetera. In questo caso veramente la visione bidimensionale toglie veramente molto a queste opere. Ecco, ci sono dei rilievi che ovviamente scompaiono o addirittura si trasformano, insomma, un pochino così nella visione. Quindi, allora, passiamo dallo spazio. Dallo spazio a qualcosa di più terreno, di più vicino, di più caldo. Se vogliamo parlare di amore, come amore, ecco, e allora forse è giunto il momento per cui dovremmo senz'altro passare linea e un pochino tutto. Lo studio ora è di Anna, quindi come amore, Anna, anzi direi sigla addirittura di come amore, e quindi poi Anna. Questa sembra la sigla che si fece in Robertino. Bene, eccoci nell'angolino riservato alla rubrica di come amore, conosciuta da molti amici in ascolto, la rubrica dedicata a tutte le persone che sono sole, che sono alla ricerca di qualcosa di molto positivo, di molto umano, quale il contatto umano vero e proprio. Si parte ovviamente dall'amicizia alla ricerca poi della ben più importante anima gemella, cioè per un rapporto importante, un rapporto duraturo, con una persona con la quale star bene insieme, con la quale vivere insieme. Beh, che cosa c'è di più bello di questo? Questo è come amore, che oramai da 4 anni è sui teleschermi, come amore che oramai ha accontentato moltissime persone, e questo lasciatemelo dire con un tantino di orgoglio, perché ovviamente presso la nostra redazione arrivano settimanalmente telefonate e lettere di persone che si sono incontrate, che stanno bene insieme, che sono felici, e questo forse è la cosa più gratificante e più bella che possa capitare a noi che ci lavoriamo ovviamente da 4 anni.
Bene, però Aldo ha detto lo spazio è tutto mio. Non è vero che è tutto mio lo spazio, perché ci sono anche le lettere che lui ci ha portato dalla nostra redazione e che ci leggerà tra non molto. Sono alcune delle lettere che voi ci scrivete durante la settimana e che le portiamo qua in trasmissione. Ovviamente tutte vengono lette durante la settimana da noi nella redazione e qualcuna viene portata anche durante le nostre trasmissioni. Di quelle è chiaro che voi ci dite che possiamo leggerle, cioè attenzione, non è che leggiamo tutte le lettere che ci arrivano, anche perché non sarebbe possibile, non ci sarebbe spazio di tempo, anche se abbiamo molte trasmissioni di Acco Mio Amore in tutta Italia, però non sarebbe mai sufficiente il tempo per quanto riguarda la lettura di queste lettere. Pensate che abbiamo ben 6 ore di trasmissione in tutta Italia per quanto riguarda Acco Mio Amore e il tempo non ci basta per gli annunci e per le lettere, perché ci sono tantissime persone che ci scrivono e che ci telefonano per la ricerca della persona giusta. Tante sono riuscite a trovarla, tante ancora riusciranno a trovarla. Adesso pregherei a Centralini però di riservare le linee telefoniche per quanto riguarda o l'annuncio in trasmissione oppure per quanto riguarda la richiesta di informazioni per iscriversi al club di Acco Mio Amore. Adesso brevemente vi dirò di che cosa si tratta, magari per gli amici che ci ascoltano per la prima volta ci possono essere, certamente. Bene, che cosa dovrete fare amici? Se siete alla ricerca di contatti umani, di amicizie, dell'anima gemella come vi dicevo prima, telefonateci o scriveteci e iscrivetevi al club di Acco Mio Amore. L'iscrizione al nostro club vi dà la possibilità di entrare direttamente in contatto con persone che potranno andare bene per voi e per la vostra situazione. Cioè una volta che sarete soci noi vi invieremo nominativi di persone che potranno andare bene per voi, per la vostra situazione, per le vostre richieste, nella zona che voi ci chiederete. Tutto questo messo insieme fa venire fuori la persona mirata, cioè il nominativo con il telefono della persona mirata che noi vi invieremo quale vostro incontro. Telefonerete a questa persona, vi metterete d'accordo ovviamente, vi incontrerete e poi ci farete sapere com'è andata, con tutti i nostri auguri chiaramente. La quota associativa è di 149.000 lire, l'iscrizione è valida per 2 mesi, noi vi inviamo la tessera di iscrizione al nostro club, al club di Acco Mio Amore, già con un primo nominativo attraverso la vostra richiesta, ovviamente i vostri dati, tutto quanto, inseriamo tutto nel nostro computer. Siamo noi però a scegliere i nominativi e questo tengo a sottolinearlo, il computer ci aiuta perché mette insieme tutti quanti i dati di tutte le persone che noi abbiamo, non potremo farlo senza di lui, è chiaro, però noi poi scegliamo le persone che più possono star bene insieme e le mettiamo in contatto e da questo poi nasce l'incontro e potrà nascere anche qualcosa di veramente molto importante, grazie anche un pochino alla nostra esperienza. Perciò telefonateci o scriveteci, telefonate anche adesso se volete, telefonando al numero che vedete in alto, che è il numero del centralino qua della diretta, per chiedere informazioni al nostro centralino, lasciando i vostri dati, il vostro telefono, noi vi invieremo la tessera di iscrizione e sarete soci a quel momento. La quota associativa la pagherete direttamente al portalettere, ovviamente una busta bianca, perciò è una cosa molto discreta. Dicevo, telefonando adesso se volete, magari anche solo lasciando il vostro nome e il vostro telefono, poi vi richiameremo, non è importante questo, basterà entrare in comunicazione con voi perché ovviamente il rapporto diretto è sempre quello più positivo, oppure telefonando durante la settimana o scrivendo a questo numero qua o a questo indirizzo, casella postale 306 Livorno, oppure telefonando allo 0586 884212. Anche adesso se volete, però c'è la segreteria telefonica, lasciate magari il vostro nome e il vostro telefono, noi vi richiameremo, ci metteremo in contatto con voi per chiedervi informazioni per quanto riguarda voi, la vostra persona, la ricerca della persona e vi manderemo la tessera di iscrizione, tutto quanto in contrassegno postale. La quota associativa, lo ripeto, è di 149.000 lire, perciò poco più che un contributo spese e siete iscritti per 2 mesi. Attenzione amici, pensate a questa facilitazione, cioè vi arriveranno direttamente a casa vostra senza muovervi nominativi con il telefono di persone mirate. Attenzione, ci teniamo a precisare questo, cioè non è che mandiamo un elenco, non è che mandiamo una serie di nominativi magari di persone che a voi non interessano assolutamente, noi mandiamo un nominativo per volta, però un nominativo mirato sul quale noi abbiamo studiato con i vostri dati e i dati delle altre persone. E in questo incontro poi voi ci darete la soluzione, cioè direte l'incontro è andato bene, l'incontro è stato positivo, continuiamo il rapporto, è un rapporto di amicizia, potrà nascere qualcosa in più, ovviamente noi aspettiamo risposta, se la risposta sarà negativa vi invieremo un altro nominativo e così via.
però ho anche da leggere qualche annuncio, perché gli annunci sono sempre molti. Non riuscirò mai a leggere tutti gli annunci che ci arrivano durante la settimana alla nostra redazione. Io ne porto qualcuno in trasmissione anche così per farvi avere degli esempi, e anche perché uno di questi annunci potrebbe essere già importante per voi, perché ascoltando questo annuncio potrete già individuare una persona da conoscere e a questo punto ce la segnalerete. Però vi ricordo anche che è importantissimo parlare qua in diretta, in trasmissione. La vostra voce, le vostre parole, la vostra emozione, la situazione detta direttamente da voi è sempre una cosa molto positiva, e una volta tanto le telecamere diventano una dimensione umana, cioè siete veramente voi che entrate direttamente nelle case delle persone, all'ascolto potrebbe già esserci una persona giusta. Attenzione perciò di questo, amici. Però se gradite parlare qua in trasmissione, telefonate al nostro centralino e parlerete direttamente, perché ovviamente siamo in diretta. Wanda, 39enne di Viareggio, 1,60 m, separata, occhi castani, allegra e sensibile, cerca 40-45enne per matrimonio, convivenza duratura. 62enne di Firenze, di origine sarda, nubile, 1,55 m, cerca compagno giovanile anche per matrimonio. Giovanna di Livorno, 32 anni, nubile, 1,60 m, castana, carattere forte, cerca persona di buona famiglia, preferibilmente meridionale. 52enne di Pisa, 1,67 m, estroversa, vedova, cerca un compagno serio. Maria si chiama questa signora. Caterina, 50enne, ancora di Pisa, giovanile, molto seria, vedova, sola, alta 1,73 m, 67 kg, capelli mogano, occhi verdi, bella donna, dolce ed espansiva. Cerca persona valida, possibilmente colta, per amicizia ed eventuale sviluppo più impegnativo. Margherita, 25enne, sola, universitaria, alta 1,80 m, capelli corti, cerca amicizie e anche gruppi già formati. C'è una telefonata in attesa, sentiamo chi vuol parlare in trasmissione. Pronto? 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 Pronto, pronto. Sì, ciao, chi sei? Con chi parlo? Sei in diretta, in Acco mio amore. Parla con la regia, per favore, con Baldo. Ecco, allora dirgli che Baldo è... Allora, Lucia, 37enne, è una telefonata di servizio questa. 37enne di Firenze, nubile, cerca amicizie ed anche qualcosa in più da persona matura che sa quello che vuole. Morena, 22 anni di Lucca, cerca ragazzo serio per amicizia. MP di Lucca, 34 anni, alta 1,70 m, seria, cerca un compagno per unione. Casalinga di Firenze, occhi verdi, piacevole, cerca persona 45-48enne, gentile e comprensivo. 48enne vedova, pensionata, senza figli, di Grosseto, molto dinamica, ama la compagnia, cerca nuove conoscenze per cercare un rapporto importante. 24enne ragazza madre di Grosseto, molto dolce, carina, cerca un bravo ragazzo che l'aiuti a superare tutti i dispiaceri subiti, un uomo che ami lei e la sua bambina. 30enne laureato, celibe di Pisa, alto 1,70 m, aspetto piacevole, carattere un po' timido, serietà affettiva, cerca ragazza carina, di carattere aperto, affettuosa ed educata per formare famiglia. 56enne parrucchiera di Rovigo, 1,58 m, figli sistemati, cerca compagno, è disposta a contatti anche in altre zone. Salomè, 24enne ragioniera di Salerno, bionda, 1,65 m, molto attraente, cerca ragazzo per fidanzamento e matrimonio, nessun problema di zona. 41enne vedova di Trento, pensionata, 1,65 m, un po' rotondetta, cerca uomo non bevitore per amicizia e matrimonio. Luciano, 60enne di Livorno, solo, buona situazione, alto 1,76 m, 70 kg, sportivo, cerca 50-55enne, non fumatrice, non robusta, possibilmente in zona. Piero, 30enne celibe di Trieste, alto 1,70 m, vive solo, carattere molto disponibile, cerca ragazza per matrimonio, va bene anche in altre regioni. Bene amici, da quanto avete ascoltato vi sarete senz'altro resi conto che ci sono annunci di ogni tipo, di ogni genere, ci sono persone da tutta Italia, persone di ogni età, di ogni situazione, perciò non c'è nessun problema se anche voi siete alla ricerca di contatti umani. Basterà che ci telefoniate, che vi mettiate in contatto con noi attraverso una telefonata oppure anche attraverso una lettera, come vorrete, iscrivendovi al club di Acco Mio Amore.
Semplicemente noi vi manderemo nominativi di persone che potranno andare bene per voi, per la vostra situazione. Voi vi incontrerete e poi ci darete il responso, cioè come è andato questo incontro. Se l'incontro è stato positivo, benissimo, togliamo tutto quanto con i nostri auguri. E chiaramente tutto finisce là, praticamente noi togliamo i vostri nominativi, perché a quel punto non avrete più bisogno del servizio di Acco Mio Amore, mi sembra ovvio. Se l'incontro sarà stato negativo, pazienza, andiamo avanti, vi facciamo un'altra proposta e così via. Questo per questi 2 mesi di iscrizione al nostro club. Tengo a sottolineare che non c'è nessunissima altra spesa, solo la quota associativa ovviamente per essere soci, che è di 149.000 lire, l'iscrizione è valida per 2 mesi. Una volta terminato questo periodo potrete continuare se vorrete, se non avete ancora trovato la persona giusta, oppure potrete sospendere, riprendere, siete liberi di fare ciò che vorrete ovviamente, e non ci sono assolutamente altre spese. Una volta trovata la persona giusta, una telefonata o una lettera per sospendere l'invio di altri nominativi e i contatti ovviamente per le signore, sì, perché di solito gli uomini agli uomini vengono inviati nominativi e le signore invece le facciamo chiamare, un pochino di cavalleria è sempre valida. Le signore le facciamo chiamare direttamente da persone interessate e poi ci sarà l'incontro ovviamente. Telefonate anche adesso se volete al nostro centralino, cioè al numero che state vedendo in alto, cioè al numero qua di Telemondo. Ci sono le centraliniste che sapranno rispondere alle vostre domande, lasciate i vostri dati, tutto quanto, sia per quanto riguarda l'iscrizione al club, sia per quanto riguarda fare un annuncio qua in trasmissione, però sbrigatevi perché stiamo quasi per essere già in chiusura purtroppo, perché il tempo, sapete, qua durante la diretta corre via molto velocemente. E ricordate che invece è importante il vostro annuncio qua in trasmissione, proprio perché vi dà un'ampia possibilità. Sì, sono importanti le lettere, sono importanti anche gli annunci che vi leggo io, però la vostra voce ha sempre una chance in più. E noi vediamo che le persone che hanno superato, diciamo così, questo primo impatto, questa prima timidezza, e hanno parlato in trasmissione, sono di solito le persone che più facilmente, più velocemente riescono a trovare la persona giusta. È una chance che vi diamo in più, da non sottovalutare certamente. Allora, telefonate sia per parlare qua in trasmissione, sia per iscrivervi al nostro club. Adesso, se volete, al numero che state vedendo in alto, al numero qua di Telemondo, oppure durante la settimana al nostro numero della nostra redazione, dove potrete parlare direttamente anche con noi, allo 0586 884212. Scrivetevelo questo numero perché è importante se volete incontrare delle persone, conoscere delle persone, fare delle splendide amicizie, oppure anche trovare la persona giusta, la persona con la quale instaurare un rapporto importante, impegnativo, duraturo, cioè la cosiddetta anima gemella, la persona con la quale avere molti punti in comune. Una volta soci, noi vi invieremo nominativi, vi metteremo in contatto con persone, favoriremo cioè questi incontri, voi poi ovviamente ci direte se l'incontro sarà stato positivo o negativo. Oppure potrete anche scriverci sempre alla casella postale 306 Livorno, indirizzando Acco Mio Amore, oppure indirizzando anche Rosso e Nero, come vorrete, non ci sono problemi. La casella postale è la casella postale della trasmissione, perciò nessun problema, è sempre la redazione nostra che apre la casella postale e che prelieva le lettere e che poi le suddivide a seconda ovviamente delle vostre richieste e delle vostre esigenze. Beh, però direi a questo punto di passare la linea ad Aldo, con la speranza che mi rimanga magari ancora qualche minuto per leggere qualche annuncio dopo, se ci sarà la possibilità. Perciò linea ad Aldo con le vostre lettere, sempre molto importanti, perché sono le vostre storie, sono le cose che voi ci mandate, che ci scrivete, che ci aiutano anche a conoscervi meglio. Perciò attenzione amici, una vostra lettera è importante, sia che siate già soci, sia che non lo siate ancora, per conoscervi meglio e per entrare meglio in sintonia con tutti quanti voi. Linea d'Aldo. Il quale dovrebbe chiedere aiuto agli astri per cercare di leggere il più possibile le vostre lettere, perché ho l'impressione che di spazio ce ne sia rimasto veramente poco. Quindi allora comincio subito, cerco di leggere il più possibile, anche perché in qualche maniera devo giustificare l'appellativo di lettore che mi ha dato patron Paolo Tambini tempo fa. Aldo in lettore, va bene. Procedo, dunque, anticipo, ecco magari questo, le lettere sono da Lucca, da Treviso, da Pisa, da Rovigo, e si sta altalenando da una città all'altra del centro Alta Italia, se non erro salvo più giù, sì, esatto. Anche Roma. Ti devo subito interrompere perché ci sono 2 telefonate in ecco via. Appunto, come non detto, io non leggo affatto le lettere, si risponde al telefono. Pronto?
Sì, pronto, ciao, sei in diretta, in Acqua mio amore, chi sei? Culo. Mamma. Pronto? Pronto? Niente, come non detto qua è caduta la linea, perciò di nuovo linea ad Aldo con dunque, le lettere. Dunque, di nuovo alle lettere, come se niente fosse accaduto, quindi la prima... è di Lucca, abbiamo detto, sono una ragazza 35enne di Lucca, mi chiamo Manuela, non sono mai stata sposata perché purtroppo era fidanzata qualche anno fa con un ragazzo con il quale sono cresciuta insieme, ma arrivati al momento che dovevamo decidere di sposarci ci siamo resi conto che eravamo stanchi l'uno dell'altra e non ce la sentivamo di affrontare un matrimonio, forse ci eravamo conosciuti troppo giovani. Io sono una ragazza sempre di buon umore, ho una mia attività, faccio la parrucchiera, sono abbastanza alta, castana, carina, cerco un uomo un po' più grande di me in Toscana perché non posso trasferirmi per il mio lavoro, celibe possibilmente, e che sia intenzionato ad un buon rapporto a due, anche ad un matrimonio. Certo che prima di decidere dobbiamo conoscerci bene, a meno che non avvenga il classico colpo di fulmine al quale io credo nonostante i miei 35 anni. Sono iscritta al club di A come amore. Ah beh, allora è una nostra iscritta, una socia da pochi giorni. Vi prego di farmi conoscere presto tante persone perché non voglio più stare sola. Manuela da Lucca è quanto ci dice. Dunque da Treviso invece, cara Anna, ciao, io sono Carlotta, scrivo perché così hai modo di conoscermi e di farmi incontrare delle persone giuste. Sono una ragazza di quasi 27 anni, alta 1,60, peso 49,50 per la precisione. Ho i capelli lunghi, lisci, biondi, occhi verdi misti al grigio, molto dinamica, indipendente, e il mio grande amore sono i rally e le moto da cross. Amo molto i cani e i cavalli, stare in riva al mare. Sono una ragazza molto sensibile e a tutto ciò che mi circonda, se posso aiutare il prossimo lo faccio volentieri, anche se puntolini. Mi ritengo una persona molto semplice ed intelligente, colta e soprattutto raffinata, so adeguarmi all'ambiente e situazioni, adoro gli spaghetti e quando posso fare le ore piccole. Quindi ambiente bello, raffinatezza e insomma anche un po' di piedi per terra, quest'amore per gli spaghetti veramente ci riporta alla realtà delle cose. Dunque adoro, va bene, non mi accontento facilmente, se devo scegliere qualcosa cerco sempre di dare a me stessa il massimo, un carattere estroso ma docile, un po' ribelle. Beh, è docile ma anche ribelle, ma anche ribelle. Si chiederà poi un pochino forse a Strea, vediamo un pochino come giudica, attenzione alla maga Strea alla lettura di questa lettera. Dunque, ha un carattere estroso, docile ma anche ribelle. Vorrei, se possibile, incontrare persone con una personalità propria, colte e piacenti, insomma, con un loro fascino. Ti mando un bacio, Carlotta. Spero che tu legga presto la mia lettera. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Dunque, quanti anni ha? Io non mi ricordo più ora. Sono una ragazza di 27 anni, 1,60, 50 kg, quindi siamo in peso forma, veramente. Ecco, molto sensibile, eccetera. Quindi, come carattere, c'è da chiedersi veramente se a 27 anni una ragazza con queste caratteristiche possa essere sola, ma dico... ragazzi, dalle parti là, che fate? Come si fa a lasciarsi una ragazza del genere? Ma io penso che se la signora lavora abbia dei ritmi suoi, per cui nei conoscenti, nelle cerchie, non ha conosciuto l'uomo adatto, di conseguenza cerchi di andare fuori, perché oggi tutto sommato abbiamo una vita talmente dinamica e si esce pochissimo, causa lavoro, io penso. No? Sì, probabilmente, ecco, giusto, giustamente. È difficile perché abbiamo tanti impegni, come dite anche voi, non siamo potuti andare, così succede che tutte una volta le donne andavano a ballare, avevano un ritmo diverso, nel lavoro fai e metti, nella cerchia non ha trovato nessuno, bisogna andare fuori. E infatti un po' persone nuove. La situazione di veramente molti di moltissime persone iscritti, si lavora nostri troppo, soci. C'è poco tempo per noi stessi, pochissimo per socializzare, per trovare delle amicizie nuove, di persone libere, chiaramente, che ci piacciono, perché se non piacciono
quale sta un rapporto serio. È un pochino anche una ragione per la quale esiste come amore proprio, infatti. Per ovviare un pochino anche a questi inconvenienti. Sì, d'accordo. Sì. Ci può entrare la timidezza, ci può entrare, ma spesso c'è mancano le occasioni questa situazione, incontro, esatto. Sì. Mancano occasioni nuove, di incontro. Per mancanza di tempo, sì. E quindi mancanza di incontri. Dunque, questa invece viene da Pisa, sono Marina, abbiamo già parlato per telefono e sai quasi tutto, ovviamente si sta riferendo alla cara Anna. Il mio legame con la persona precedente è risultato una frana in tutti i sensi, all'apparenza sembrava una persona perfetta, ma col tempo è molto cambiata, forse è bene così. Ha un carattere molto strano e difficile che non andava bene con il mio, sicuramente anch'io il mio carattere, però penso che di avergli dato affetto e comprensione, sono molto generosa, forse troppo. Allora ho pensato di tentare ancora una volta, penso che mi capirai, vorrei tanto trovare la persona giusta che sia seria, affettuosa, una persona vicina alla mia età, di bella presenza, se poi non avesse tanti legami sarebbe meglio. Io, come sai, sono separata ormai da 4 anni. Mi sento tanto sola e la solitudine mi mette paura. Avendo una persona vicina che mi volesse un po' di bene, forse riuscirei a superare tutti i miei problemi con una forza d'animo diversa. Sono una persona molto sensibile, tanto affettuosa, soprattutto una persona seria ed onesta. Ti prego, Anna, fai di tutto per farmi conoscere la persona che potrebbe fare al caso mio. Non per vantarmi, ma sono sempre una discreta donna e non dimostro la mia età. Ho 49 anni, ma sempre abbastanza giovane, e vorrei tanto che si avverasse questo mio desiderio, e credi, a questa persona le darei veramente tutto il mio affetto. Ora ti saluto e ti ringrazio, sei una persona molto cara per me e ti sono molto grata, con tanto affetto, Marisa. Marina, ecco, qui la firma era un po' veloce, ma era scritto meglio prima. Marina di Pisa. Marina di Pisa. Dunque, questa addirittura si sta facendo un bel salto da San Vendemiano, sapete, ve l'ha detto Anna, che la nostra trasmissione spazia un pochino, per quanto riguarda almeno come amore, spazia un pochino in tutta Italia, per cui San Vendemiano, piuttosto distante da questo momento da noi. Spettabile il club Come Amore, un cordiale buongiorno, ecco questa ovviamente la scritta di mattino. Il mio nome è Natalino, 27 anni, coniugato e separato legalmente, cerco una compagna ideale per convivenza ed eventuale unione. La mia ideale è difficile incontrare, in quanto la desidero con cultura dolce, focosa sessualmente, amante ballo a livello artistico, simpatica, con un carattere che non fa ottiene il broncio, aperta in qualsiasi dialogo, con orecchio attento. Qualità che io posseggo e che la mia non possedeva. Evidentemente si riferisce alla sua precedente, a sua moglie, o comunque alla sua compagna. Recupero subito il microfono che mi era calato, il caldo lo sta dilatando. Quindi cultura. 2 punti. Perché sia partecipe con me e consigliandomi per ora sul libro autobiografico che iniziai 3 anni fa e che poi ho dovuto mettere carta e penna in cassetto, in quanto mia moglie volontariamente mi impegnava con il mio tempo libero. Io spero che il tuo libro sia, o io leggo male, qui in questo periodo francamente mi ci sono un pochino impegnato già, ma non sono riuscito a capirlo bene, in cose che poteva arrangiarsi benissimo da sola. Ecco, dunque lui stava scrivendo, ma la moglie effettivamente le era un po' di impedimento, di intralcio. Il ballo, compreso l'amare la vita, perché tentai la strada artistica con uno spettacolo portato in un locale di Reggio Emilia e a base di tip-tap. Il mio genere sarebbe, oltre ai balletti, in particolare il comico con mie creazioni. L'ingranaggio per portare i numeri di spettacolo lo conosco, però ho bisogno di una compagna che mi spinga con la buona armonia, lo stesso io verso di lei. Beh, se è così portato, perché non venire in trasmissione, non dico in Come Amore, ma dico più ampiamente, nella trasmissione più ampia del nostro pomeriggione di Rosso e Nero. Va bene?
Quindi avevo provato con mia moglie a spingerla volendo unire lavoro e sentimento, però invece si lamentava sempre e così facendo ho sbagliato in parecchie cose, tenendo presente che non ragionava e non mi dava il tempo di riflettere. Sono dolce, eccetera, eccetera. Ora passa un pochino a parlare di sé, io però sarà bene, penso, purtroppo, mi dispiace, ma di tagliare un pochino questa perché mi sembra un pochino abbastanza lunga, direi, perché evidentemente leggendo tutte queste lettere poi si arriverebbe alla fine della trasmissione, cosa che non voglio fare. Quindi il nostro salutiamo il nostro Natalino, 27 anni, coniugato ma separato legalmente per le ragioni che ha detto. Beh, diciamo pure che è alto 1,70, peso 67, non fuma, non beve, eccetera. Va bene. Passiamo a questa che è di Rovigo, ce n'era un'altra di Roma che avrei voluto, ecco qua. Comunque questa di Rovigo, gentilissima Anna Farù, che mi rivolgo alle gentili persone del vostro club per essere iscritto, eccetera, eccetera. Sono celibe, nato a Rovigo nel 31, alto 1,60, occhi castani, capelli grigi, colorito sano, sono una persona seria, onesta, senza vizi, di sani principi morali, vivo con la madre anziana, non ho studi superiori. 30 anni fa mi dovevo sposare, ma all'improvviso la mia ragazza morì per un male incurabile e da allora non ho avuto la fortuna di trovare l'anima gemella. Ora mi rivolgo a tutti voi, di come amore, siete nella possibilità di mettermi in contatto con signorine nubili per scopo matrimonio. Il mio desiderio è di avere indirizzo, un numero di telefono di signorine sui 50 anni, anno più anno meno, ovunque siano nord o sud, purché siano disposte a trasferirsi a Rovigo dopo il matrimonio. Vi autorizzo di dare i miei dati e il numero telefonico a più signorine, eccetera, eccetera. Questo ci dice Angelo. Al quale però, come sempre, avremo mandato, comunque manderemo gli indirizzi, soprattutto i numeri telefonici delle persone che riteniamo possano fare per la sua situazione, per la sua persona. Direi che questa è l'ultima, non credo che potrà leggerne altri ancora. Viene dalla provincia di Roma, gentilissimi Anna ed Aldo, dopo aver visto e ascoltato per varie volte in televisione la vostra trasmissione, eccomi deciso a scrivervi per tentare di non essere più da solo, perché sento molto la mancanza di una compagna. Sono vedovo da un anno, mi chiamo Marcello, 57 anni, vivo solo in quanto l'unica figlia è sposata e vive giustamente per suo conto. Sono impiegato statale, alto 1,75, peso 70 kg, quindi il mio fisico ritengo sia nella norma, con un aspetto piacevole da vedere, un carattere mite. La persona che vorrei incontrare, oltre ad avere anche lei un aspetto gradevole, preferirei che non fosse troppo grossa e bassa, con un'età compresa tra i 47 e i 54 anni. Per quanto riguarda la città, preferirei che fosse come me della provincia di Roma, ma se questo non sarà possibile, spero sia di un'altra località non troppo lontana, inoltre che abbia un'indipendenza economica, se attualmente lavora è meglio, che sia libera come me da legami e possibilmente sia vedova o nubile. Inizialmente, prima di arrivare alla convivenza o al matrimonio, preferirei frequentare questa persona per poter conservare un po' della propria indipendenza, almeno sino al raggiungimento della pensione. Vabbè. Naturalmente gli incontri possono essere anche giornalieri, vivere insieme, fine settimana, le vacanze nei casi di reciproca necessità. Questo in teoria, poiché in pratica tutto potrebbe cambiare se la donna che andrò a conoscere sarà veramente l'anima gemella. Bravissimo Marcello, io non mi ricordavo ora questa lettera, cominciavo a avere, stavo aggrottando, hai visto la fronte, no? Hai detto, hai chiuso veramente bene. Questa in teoria, in pratica, che cosa ci dice Marcello? Ha delle preferenze, vorrebbe possibilmente che fosse così, però in sostanza, quando la persona è giusta, tutto è superabile. Questo è il succo, la sostanza di questa lettera, mi sembra veramente una cosa molto, molto giusta da sottolineare. Quindi io chiudo con le lettere e passo ad Anna, che più ora lucidamente, che io sono stanco di aver letto tutte queste lettere a velocità supersonica. Beh, che cosa devo fare io? Allora, ricordarvi quello che dovrete fare.
scrivere o telefonarci o adesso al numero del centralino di qua di Telemondo oppure durante la settimana allo 0586 884212 che è il numero scritto in rosa, quale colore scelto migliore dalla nostra regia per quanto riguarda Come Amore, per l'iscrizione al nostro club e per conoscere delle persone. Però vedo che ci sono anche telefonate in linea, scusate che rispondo. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Sono Luigi da Grosseto. Luigi da Grosseto, benvenuto in trasmissione. Grazie. Tu sei solo Luigi, stai cercando una persona con la quale creare qualcosa di importante? Certo. Benissimo, quanti anni hai Luigi? C'ho 32 anni. 32 anni, sei già stato sposato oppure no? Sì. Sei già stato sposato, sei separato o divorziato? Separato. Separato, da quanto tempo? 8 anni. Eh beh, già un bel po' di tempo. Ti eri sposato molto giovane allora? Abbastanza, nell'81. Ho capito, allora è stato anche questo un pochino l'errore, cioè avevi conosciuto questa ragazza che eravate troppo giovani? Pensavo che era una ragazza che faceva per la mia vita, invece dopo il matrimonio è proprio cambiata. Ho capito. Giorno alla notte. Ho capito. Senti, avete avuto figli? No. No, nessun figlio. Vediamo, tu adesso vivi da solo o vivi in famiglia? Vivo con i genitori. Vivi con i genitori. E che cosa fai di lavoro? Sono un operaio specializzato. Bene, allora vediamo un pochino. Stai cercando una ragazza. Innanzitutto sì. Hai problemi di zona? Preferisci nelle tue vicinanze oppure vuoi spaziare anche un pochino? Posso anche spaziare un pochino. Va benissimo. Senti, che cos'è che tu preferisci in una donna? Innanzitutto, l'aspetto fisico, il carattere, la personalità, che cosa? Ma io preferisco soprattutto la sincerità di una persona. La sincerità, perfetto. Perciò anche tu sarai una persona sincera, immagino. Se non ci sono sotterifugi dall'altra persona, sì. Perfetto, beh, questo è molto importante. Cioè, se il rapporto è giusto, se il rapporto è leale, tu sei essere una persona molto sincera. E questo non è certo da sottovalutare. Ma è anche molto difficile da trovare. Eh beh, giustamente, però sai, non è impossibile, perché persone ce ne sono tante, persone che seguono a Come Amore ce ne sono tantissime, e attraverso gli incontri che noi ti faremo avere, speriamo che tu abbia presto fortuna. Sì, d'accordo, yeah. Luigi? Vediamo, qualcosa sul tuo aspetto fisico, quanto sei alto? 1,75. Peso medio più o meno? Peso medio sugli 80 kg. Sugli 80 kg. Sei una persona allegra, sei una persona aperta al rapporto umano? Io sono aperto a tutti i tipi di incontro, a tutti i tipi di amicizie. Benissimo. Non c'ho problemi per... Non hai problemi, questo è importante, non sei una persona timida, forse un pochettino sì. Un pochettino timida sì, però ecco, quando si trovo la persona giusta... Riesci a superarlo. Divento un tipo allegro. Estroverso, aperto, benissimo. Infatti sentivo dalla tua voce all'inizio che eri un pochino così emozionato. Sì, adesso invece emozionato. Ti sei tranquillizzato e questo è molto bello. D'accordo Luigi, hai lasciato già i tuoi dati al centralino? Sì. Benissimo, tanti auguri allora, ti iscriverai presto al nostro club, ti manderemo delle persone, ci farai sapere lo sviluppo dei tuoi incontri, va bene? D'accordo. Ciao Luigi, in bocca al lupo, ciao. Bene, direi che con questa telefonata purtroppo dobbiamo concludere lo spazio dedicato ad Come Amore. Voi però continuate anche a telefonare, ricordatevi che poi ci tratterremo anche un'ora dopo la trasmissione per accogliere le vostre telefonate e le vostre richieste. Però prima di ripassare la linea al nostro Rosso e Nero, pregherei la regia di farci vedere qualcosa di veramente molto carino che riguarda lo stilista della nostra trasmissione. Come sapete oramai Charlie da molto tempo crea tutti i miei abiti delle mie trasmissioni, perciò sono veramente molto affezionata al mio stilista. Linea alla regia con le cose stupende del Charlie Creations. Adesso... Ripunti su lei. Dove devo guardare? A quello o a quello? Questo. Tra un po', poi si presenterà la moneta. Allora guardate questa, perché questa è come risposta. Trovi l'altro, bene, come sempre delle cose stupende ci ha riservato Charlie, però adesso è arrivato un momento molto importante del nostro Rosso e Nero di questo pomeriggio. Ricorderete che pochi minuti fa, vabbè, già un po' di tempo è passato, corre velocemente il tempo qua in diretta, ci sono state delle persone che hanno telefonato in trasmissione per l'esperimento di numerologia della nostra maga Astrea. La nostra maga Astrea stava lavorando qua vicino a me mentre io e Aldo leggevamo gli annunci e le lettere e adesso ci darà il responso. Che cosa hai scoperto attraverso questi dati, questi nome, cognome, la data di nascita, tutto quanto, quello che abbiamo chiesto ai nostri amici in ascolto?
Sono delle persone molto interessanti, devo dire. Abbiamo avuto soltanto delle telefonate soltanto da signore, evidentemente non è l'ora per avere dei signori, oppure non ha chiamato, e quindi con dei caratteri completamente diversi, numerologicamente parlando, una dall'altra. Non c'è nessuna di queste signore che abbia lo stesso numero. Quindi ora vado a sintetizzare il carattere delle signore che hanno telefonato. Abbiamo Katiuscia Aprea, che numerologicamente ha il numero 1 e che sarebbe un segno importante di comando, una persona che dovrebbe avere una forte personalità, che sa espletare i suoi compiti, una persona che dà fiducia e che è una persona appassionata e generosa e estroversa, e anche può essere un momentino rigida nelle sue decisioni, sempre a fin di bene. Però siccome questo numero 1 è fatto da 2-5, cioè 5 nel nome e 5 nel cognome, emotivamente, a livello inconscio, a livello intrinseco, questa signora ha delle difficoltà a mettere a fuoco queste sue prerogative, quindi fa fatica. Non è per esempio un numero 1 fatto da 4 e 6 che dà sempre uno, ha 5, il numero 5 sia nel nome che nel cognome, e quindi dà sì il numero 1 come forza a livello globale, però deve superare certi complessi, certe paure, certe timidezze, certe insicurezze, per arrivare a diventare la donna forte, sicura e generosa che il suo nome comporta. Scusa un attimo, Astrea, pregherei, se Katiuscia è ancora all'ascolto, e penso proprio di sì perché avrà aspettato senz'altro questo momento, di chiamarci al più presto, però velocissima, perché qua la trasmissione purtroppo è già in chiusura, e tra l'altro c'è anche una cosa stupenda che Astrea ci ha portato e che regaleremo a fine trasmissione. Però dobbiamo un pochino stringere i tempi, perciò Katiuscia, se sei ancora in ascolto, chiamaci immediatamente, così confronteremo con te direttamente in trasmissione, in diretta, quello che ci sta dicendo la nostra maga Astrea. Poi abbiamo la signora Maria Teresa Fagni, che ha una forma tra la somma del numeri del nome e del cognome, in sintesi il numero 3. Io mi devo complimentare questa signora, perché il numero 3 è un numero eccezionalmente positivo, non ha assolutamente problemi per comunicare con gli altri, è allegra, passionale, è una donna d'azione. Il suo numero 3 è formato dal 2, che significa dolcezza e possibilità di rapporti con gli altri, e da un numero 1 che è un segno di comando, cioè di forza. Quindi questa sua allegria la mette anche nel prendersi le responsabilità e nel comunicare, quindi un carattere molto bello, e ha facilità di rapporti senz'altro con gli altri, non dovrebbe avere nessun impegno, e il numero 1 le dà forza anche ad essere d'esempio anche nelle piccole cose della famiglia o grandi cose della famiglia, prendo il cielo, con gli altri. Pronto? 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 Sì, chi sono? Katiuscia. Non sono una signora, però ho 17 anni. Ah, va bene, signorina. Allora Katiuscia, lei ha un carattere in formazione, di conseguenza le dico, lei diventerà forte. Non mi dia di lei, sono giovane. Va bene, non è importante, sono questioni di educazione. Allora senti Katiuscia, hai un carattere di base forte, però a volte hai delle timidezze, che devi superare. Non sentirti frustrata, non aver paura, vai avanti combatti e quando prendi una decisione, non dico imporla, ma segui le tue decisioni, poi ascoltando i consigli degli altri. Va bene? Va benissimo. Non aver paura, è un bel segno e sei un numero 1, d'accordo? Grazie, arrivederci. Grazie, ciao Anna. Ti sei riconosciuta Katiuscia? Sì, tantissimo, è vero. Perfetto, ciao, ti saluto. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao. Bene, ora adesso pregherei la seconda signora che ci ha telefonato. Maria Teresa Fagni. Esattamente, Maria Teresa Fagni, di chiamarci immediatamente, velocissima, intanto che la nostra Astrea va avanti. Abbiamo Maria Esposito, la terza signora che ha chiamato, che è un numero 7, numerologicamente parlando, formato da 6 e da 1, quindi 6 e 6 che è nel nome,
Maria, appunto, già di per sé un bellissimo nome, implica amore per la bellezza, ha molto gusto e amore per l'arte, per le cose belle. Potrebbe avere anche un senso artistico, essere proprietario di una boutique o fare ad esempio l'artista o fare dei modelli, qualunque cosa che riguardi la bellezza e l'arte. E il numero uno, Esposito, significa comando, cioè va a avere delle responsabilità in questo campo. Però la somma 6 più 1 fa 7 indica svolto, non dico negativo, ma un po' difficile da applicarsi, una donna è meglio, che sogna molto ad occhi aperti, ad esempio fa grandissimi programmi, sogna le cose molto più semplici, molto fantasia, ma difficilmente ha a volte riscontro con la realtà. Quindi deve stare attenta di sognare sì ad occhi aperti, ma di tenere molto i piedi a terra, perché se si sogna troppo, poi se la realtà non è uguale, bisogna accettarla, forse soffre un pochino. Comunque un bel segno, una donna valida e che ha molto amore per la bellezza, e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Pronto? Pronto, sono Maria Teresa. Perfetto, dunque, Maria Teresa, allora signora, cosa ne dice, come si vede? Ok. Va bene? Sì, ok. Complimenti, come continui, va bene? Bene, arrivederci, arrivederci. Ciao, ciao Maria Teresa. Adesso ci chiamiamo Maria Esposito, cioè che ci chiami lei velocemente, subito adesso, perché altrimenti stiamo per chiudere la trasmissione. E andiamo avanti con Angela Ave. Angela Ave è un numero 5, numerologicamente parlando, formando a 4 e 1. Quindi Angela è una donna che lavora, ama il lavoro, si realizza nel lavoro e può proprio nel campo del lavoro avere delle grosse responsabilità a qualsiasi livello, chiaramente. Però siccome 4 più 1 danno 5, e la signora ha paura di applicare questa sua forza, soffre un pochino di frustrazione, timidezza, di insicurezza, quindi cerchi di essere decise, di non aver paura, di avere successo in casa e fuori tramite il lavoro e naturalmente anche l'amore, ma insomma questa sarà la base del suo carattere. Ama anche l'avventura, è versatile, eccetera, ha un carattere molto positivo, però stia attenta a non avere frustrazioni anche quando le cose, il destino le mostra di essere una donna vittoriosa e di avere dei successi facili o meritati, insomma. Pronto? Pronto, a te? Sì? Te la ringrazio molto. Lei chi è? Mi ci vedo veramente. Maria Esposito? Maria Esposito, sì. Sì, sei Maria, vero? Sì. Benissimo. Mi raccomando, Maria, vada avanti, non abbia paura di niente, d'accordo? Sono un po' abbastanza timida, però. Eccolo, infatti questi sono. Non importa, Maria, lei pensi... ecco, io ero una ragazza talmente timida che se uno mi guardava... Va bene, arrivederci. Non sapevo camminare. E quindi mi dice al massimo e mi dicono di no. E così dicendo al massimo, dicono no, ci senta per cortesia. Generalmente mi dicono di sì, perché quando devo affrontare un problema me lo dico mentalmente, dico al massimo dicono di no, e poi generalmente dicono di sì. È tanto timida che la nostra Maria è fuggita. Che comunque... Pronto? Era... Pronto? Sì, sì. Sono Ave Angela. Buonasera, signora. Grazie a te di tutto quello che hai fatto, perché sei meravigliosa. Grazie. Tutto quello che hai detto è la verità. Ecco, e io spero che vi aiuti con cosa serve, non soltanto su un gioco di personalità, come dico la signora Angela, con un nome bellissimo, ma anche io faccio questo promotional, se scrivete, perché vi aiuta a rafforzare il vostro carattere, perché chi conosce il proprio carattere va avanti meglio. Prego, l'ho fatto con molto piacere, anche se è stata una cosa più veloce. Niente, grazie, grazie a voi. E invece proprio quello che hai detto è tutta la verità. Benissimo, mi fa piacere. Da me, vedi? Ho un figlio che ha 32 anni e che tutto quello che è stato una relazione di diversi anni che non va tanto bene, comunque Per questo mi può scrivere alla casella e le so dire anche in base alla relazione, esatto. Mette le fotografie su e dice come va con quest'uomo, va bene? Niente, grazie a voi, grazie a voi che avete partecipato, arrivederci, grazie. Bene, direi esperimento pienamente abbiamo riuscito, però talismano. È il momento di far vedere una cosa molto bella che ci ha portato la nostra Estrea, è un talismano che regalerà a un fortunato, una fortunata vincitrice del giochino che faremo tra pochissimi minuti.
Adesso però, intanto che Astrea sta chiudendo questi appunti che ha preso, perché ha lavorato molto, direi, nel periodo della lettura degli annunci di A come amore, è stata qua, ha lavorato accanto a me, e io vedevo che lei, attraverso i numeri, le date, il nome e cognome che voi avete dato, ha potuto creare questo, dirci queste cose che riguardavano i nostri amici ascoltatori. Direi esperimento perfettamente riuscito, perché come avrete sentito ci sono state piene conferme di quello che è stato detto. Beh, direi a questo punto anche di ripetere un attimino quello che avevamo detto a metà trasmissione circa, cioè che se siete interessati, se volete avere una consultazione della nostra maga Astrea direttamente, potete scrivere. Questa è una cosa riservata agli ascoltatori di Rosso e Nero in queste dirette qua del giovedì pomeriggio a Telemondo, richiedendo proprio una consultazione alla nostra maga, o per quanto riguarda la cartomanzia, oppure per quanto riguarda l'oroscopo, oppure per quanto riguarda anche la lettura di entrambe le mani attraverso la fotocopia di queste. O la numerologia. O la numerologia, giusto, mi stavo dimenticando proprio quella che avevi fatto adesso. Oppure la numerologia. Più dati invierete, con la richiesta che voi farete ovviamente, più la nostra maga Astrea sarà facilitata nel darvi il responso e la soluzione di quello che voi avrete chiesto. C'è un contributo spese, veramente un parziale contributo spese, che sono 60.000 lire, perciò potrete inviarlo insieme alla vostra richiesta, indirizzando alla casella postale 306 Livorno, per assicurata, mi raccomando, per assicurata. Allora, casella postale 306 Livorno, assicurata. Adesso vediamo il l'amuleto che ci ha portato la nostra Astrea. È una cosa veramente molto particolare. Hai visto, Aldo, quanto è bello? Tu non l'avevi ancora visto prima? Sì, è veramente una cosa pregevole, anche da, sotto il profilo formale, a prescindere dal significato e dal contenuto. È veramente una scultura, veramente una cosa molto bella. Però per il resto è Astrea che deve dire che cosa rappresenta. Anzi, io direi che forse abbiamo un 2-3 minuti di tempo per dire la differenza fra amuleto e talismano. Sì. Perché molto spesso vengono un pochino confusi. Sì, ecco, è molto semplice. L'amuleto attira la fortuna soltanto, quindi si porta al collo, al contatto della pelle. Vedete, questo è argento fuso con parole magiche, il metallo mi ha dato questa forma, e stagno, quindi in un crogiolo io fondo a un'ora precisa, eccetera, e attira la fortuna, mentre il talismano attira, quindi è molto più complesso, si ottiene con altre formule magiche, attira la fortuna e respinge naturalmente le cose negative, è molto più forte. Comunque, portando questo, attira la fortuna, è come avere una macchina molto più veloce, è una calamita la fortuna verso di voi, e avete il vento in poppa nell'amore. Questo è fatto sia per amore, per la casa, per la salute, che per il lavoro. Quindi, tu direttamente che li prepari? Sì, io sì, io preparo con formula orientale. Ognuno, ognuno è diverso. Ti occorrerà molto tempo e molta concentrazione. Beh, abbastanza, sì, e soprattutto un grande dispendio di energie. Energie. Quanto costano questi amuleti? Questi qui di base io li faccio, gli amuleti 350, mentre i talismani 500. Poi ci sono amuleti solo per un anno, per esempio con l'impegno, allora vengono 150. Per esempio questo è per tutta la vita, mentre allora hanno questo, perché costano immediatissimo, in quanto a Milano questi tipi di amuleti vendo dai 3 ai 5 milioni. No, non fatti come il mio, no, ma questo io invece voglio tenere un prezzo basso, un pochino accessibile, sì, a tutti, perché certamente voglio dare la fortuna finché avrò energia. Infatti in questo periodo sono abbastanza stanco, ho lavorato tutto l'anno, a più gente possibile. In fondo è il costo di un vestito, certo, appena decente. Ti insomma, ricordo che me ne hai promesso uno, ti impegno pubblicamente. Infatti si può montare in oro, questo sono delle fascette d'oro, o portarlo così appeso con una catenina, appeso con un nastro che vi piace. Sono delle cose tra l'altro molto, sì, belle. Molto belle, anche visivamente, anche sono visivamente molto interessanti. Sì, anche questo, sì, è importante, perché certamente, secondo me un oggetto deve essere portato volentieri, certamente, anche perché abbia più, diciamo, più forza. Certamente, ma poi sono le vibrazioni che imperniano tutto il corpo, e a volte sono talmente forti che bisogna levarseli e rimettersi, perché altrimenti è un'energia eccessiva, e quindi bisogna metterli se via. Non procediamo subito, ci accuseranno di tenerselo per la prossima trasmissione, perché io non so se potremo farcela. Allora direi, ci sono già telefonate in linea ovviamente, comunque continuate a telefonare, perché può darsi che queste due persone non vincano, ci sta. Questo splendido amuleto, pensate che grosso regalo vi ha portato oggi pomeriggio Astrea.
direi di fare la solita formula, Aldo, dei quattro numeri, giusto? Quattro numeri. Allora la spieghi tu velocemente? Beh, sì, io in due parole. Prima, ecco, rispondi e si dice che pronto? Possono... Pronto? Ciao, chi sei? Pronto? Aiuto, la prima è caduta. Pronto? 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 Dunque, intanto, mentre ascoltiamo... Velocemente, ci sono tutte e due le linee libere, perché le due telefonate precedenti sono cadute. Il gioco della roulette non poteva essere, non essere questo, dato che siamo in rosso e nero. Quindi sapete che ha 36 numeri, quindi vi diamo una probabilità su 9 in sostanza, no? Per vincere l'amuleto della Magastrea. Amuleto, come vi ha descritto, basta, finito con l'amuleto, la descrizione è stata sufficiente, dico io, e il tempo no invece. Quindi 4 numeri su 36 in definitiva. Chi vuol giocare, chi vuol vedere se è tanto fortunato da potersi portare a casa l'amuleto, può scegliere 4 numeri sui 36 della roulette. Quindi, che so, da 1 a 3, 1, 2, 3, 4, cioè da 1 a 4. Da 10 a 13, 10, pronto? 11, 12, 13, 4 numeri. Sì, ciao, chi sei? Pronto? Sono Luca da Canzano. Allora, velocemente, i 4 numeri, Luca. Allora, 4... Da, no, da A. Parti da 4? Da 4 a? Ah, da 1 a 3? No, 4, 5, 6, 7, oppure... 4, dimmi il primo, gli altri te li dico io. Dimmi il primo. Che numero? 4. 4, 5, 6 e 7 sono i tuoi 4 numeri, d'accordo? Benissimo, attenzione Luca. Se esce il 4, il 5, il 6 o il 7. Intanto veloce che c'è una linea libera, non è detto che Luca riesca a vincere questa cosa stupenda. Ecco qua un attimo di suspense, abbiamo detto i numeri 4, 5, 6, 7. Attenzione, Luca, stai vedendo? No. Male, perché è il numero 6. Luca, sei stato fortunatissimo. Bravissimo. Alla prima telefonata, sei una persona molto fortunata. Ma chi, Luca, lo porterà? Bisogna avere il nome di chi lo porti, perché devo sensibilizzare. Sì, certamente. Allora, Luca, il tuo cognome? No, ma è per lui o per la mamma? È per te o per la mamma? Per me. Per te. Allora, Luca, provvedi che la nostra Magastrea ti sensibilizzerà il talismano, va Luca? Bene? Provvedi, va bene? Richiamaci subito dopo la trasmissione. Ciao, Luca. Fortunatissimo il nostro Luca, perfetto. Hai visto che ce l'abbiamo fatta con i tempi, Aldo? C'era Luca, quindi i nostri ascoltatori sono veramente molto molto fortunati. Pensate che 4 numeri su 36 non è veramente facile. No. La nostra roulette aggiudica sempre i regali agli amici, certo, che ci telefonano. Evidentemente anche la roulette vuole in qualche modo così ringraziare le persone che ci seguono e che telefonano per giocare. È magica, c'è una magia, magica. E te hai un minuto e mezzo per ringraziare tutti, compreso le persone che ci seguono, perché tra un minuto e mezzo ci tagliano i viveri. Tagliano i viveri. Benissimo, allora avete capito che purtroppo siamo in chiusura di trasmissione. Tocca a me, come al solito, i saluti da parte ovviamente di Aldo De Maio, co-conduttore insieme a me di Rosso e Nero, da parte della Magastrea che ritornerà tra un mese circa, ma spero di poterla portare prima, perché tra l'altro c'erano anche tante altre cose da fare insieme questo pomeriggio con Magastrea e non ce l'abbiamo fatta. Il pendolino, aveva da leggere delle stupende poesie, beh, vedremo di avere un altro appuntamento prima che passi un mese per la lettura dell'oroscopo, ovviamente sarà per il mese di settembre, però cercheremo di averla qua prima. Continuate a scriverci, continuate a telefonarci, il nostro numero, il nostro indirizzo oramai lo sapete, casella postale 306 Livorno, 0586 88 4212. Bene, chiederei adesso un'inquadratura totale per il nostro salotto di Rosso e Nero, per chiudere qua tutti quanti insieme. Perciò da parte di Aldo De Maio, di Maga Astrea e di Anna Farucchi, ci vediamo alla prossima trasmissione. Per quanto riguarda Rosso e Nero, giovedì prossimo saremo ancora qua a partire dalle ore 15. Ciao a tutti, ciao! Metro.
qualcosa, io te lo sparisco col fiocco bianco nel bianco, no? L'altra volta c'avevo il nero. Lei c'è sempre un ma lì dietro gli togliamo. Ci vuole un chiaro che là. Non so quanto poteva essere. E sì, qua si riesce a farlo un grigino, un rosa. Se si poteva accendere quella. Infatti lo posso accendere, ma mi fa un sacco di rumore perché la ventola si riuscita. Andata bene. Bellissimo fare la metodologia. Sì, infatti. Questo coinvolgimento di richiamare la gente. Infatti, la gente non si è mai bella. Anche questa puntata qui. Già c'è. Sì, certo. Allora posso mettere in maniera da venire così. Un metro più indietro fanno già la vantaggio e poi mettere fuori luce un pochino meglio perché se tutti il divano venga quasi in alto del divano e la fortuna venga a fare il divano però non potevo metterla adesso perché veniva fuori per